Salve a tutti, ben ritrovati questo pomeriggio tutti insieme per la sessione pomeridiana dell'ottava edizione di Storie di Ceramica in memoria di Graziella Berti. Ci ritroviamo qui con i relatori di questo pomeriggio, con Monica Baldassarri che organizza con me la giornata di studi e con il professor Paul Arthur dell'Università del Salento che oggi pomeriggio sarà per noi moderatore e discussant di questo pomeriggio. Io ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo da stamattina sui social network, quindi il profilo Facebook di Storie di Ceramica e il canale YouTube di Storie di Ceramiche. Ringrazio quanti si uniranno a noi anche questo pomeriggio e animeranno poi il dibattito finale. Non vi presenterò io i relatori, ma lascerò questo compito direttamente al professor Paul Arthur, che li presenterà di volta in volta e quindi gli lascio di già le redini di questo pomeriggio, augurandovi un buon pomeriggio. Prego, professore. Grazie, grazie Marcella, anzi ringrazio Marcella, ringrazio Monica Bavassara, ringrazio tutta la storia delle ceramiche per avermi invitato oggi a parlare, a fare da moderatore e discussant. Questo è il secondo anno che, no, non il secondo anno che seguo perché ho seguito anche nel passato, ma il secondo anno in cui mi è stata data la parola per poter intervenire e io sono molto contento chiaramente perché tutti sanno che questa è un'occasione in ricordo dell'amica Graziella Berti che ho conosciuto a Pisa negli anni 80 e che è una roccaforte per chi si interessa a in queste problematiche cinematologiche. Mi fa anche piacere di imparare dalle persone, perché io sono medievista, come penso tutti lo sanno, e di Medioevo si parla poco. Ho anche un po' di interesse, come altri sanno, sulla ceramica del 1900, ma ci si ferma un po' prima del 1900. Allora, adesso mi inserisco in questo periodo tra Rinascimento e post-Medioevo, dove io ho tutto da imparare dai relatori di oggi. Mi fa anche, guardando un attimo le varie relazioni di questo pomeriggio, vedo che, a parte la mia notazione della cronologia, dove in verità un paio sfiorano un po' il Medioevo, poi si va avanti, che abbiamo essenzialmente l'Italia, però poi facciamo una bella gita a Malta, a Valletta, che è un posto adorabile per chi non c'è già stato, e non so perché, ma vedo che tutto si muove davanti a me, le facce, non vedo soltanto me stesso, che è molto inquietante, Monica. Non so se riesco a vedere altre persone, che sia più L'ho piacevole. lasciata a pieno schermo per Ma un non voglio attimo. vedere me stesso, voglio vedere gli ospiti, se no Va sembra che parlo con me. Bello, grazie, così vi vedo in faccia. Facciamo questo breve holiday break a Valletta e poi dopo facciamo un salto alla penisola iberica con un altro paio di relazioni. Insomma, facciamo un bel itinerario, una specie di crociera nel Mediterraneo occidentale. E poi l'altra cosa, forse il filo più comune che lega questi interventi, che è dato anche dalla cronologia, è che il post-medioevo, dal Rinascimento in poi, chiaramente, è un ottimo periodo per poter studiare le ceramiche non soltanto dal punto di vista ceramologico, ma anche dal punto di vista documentario e iconografico. E infatti tutte le relazioni oggi mi sembrano che fanno tesoro di questa possibilità di intreccio, cosa che chiaramente chi studia ceramiche più antiche ha difficoltà a fare. Ogni tanto, sai, si trova qualche ponte o qualche immagine, o ho trovato qualcosa che posso collegare. Però quando parliamo di ceramiche dal 400-500 in poi, ormai è diventata una prassi consueta e necessaria quello del confronto. Ed è fa piacere vedere che tutti quanti fanno questo. E chiaramente l'altra
cosa a cui vorrei riferire è che con i lavori come quelli degli illustri ospiti stasera, vediamo chiaramente come gli studi della ceramica rinascimentali e post-medievali sono usciti ben oltre i consueti studi storico-artistici, perché fino a pochissimi decenni fa, se uno voleva conoscere queste ceramiche, doveva andare a vedere i lavori storico-artistici. Adesso i lavori, che sono spesso in mano agli archeologi e non solo, aprono chiaramente un panorama su tutta una serie di altri tematismi che ci interessano, dall'economia alla tecnologia, allo stato sociale, alle funzionalità, alle varie forme di distribuzione. Allora, diciamo che entriamo in un mondo sempre più complicato, sempre più ricco, e questo fa anche molto piacere. Comunque, io che sono il tipico inglese, che anzi non sono il tipico inglese, perché io ho un po' la, come si dice, gift of the gab, cioè quando inizio a parlare riesco a non finire mai, però io mi stoppo perché sennò nessun altro parlerà, sarebbe un grande peccato, e passerò la parola subito alla Silvia Verica, che parlerà delle ceramiche di Al-Andalus. Io purtroppo non ho l'elenco del, perché non mi funziona lo stampante, non ho l'elenco stampato delle varie relazioni. Ho segnato i vari nomi, vediamo se riesco a leggerle, mentre se no ognuno poi si dirà. Vediamo un attimo, perché devo aprire due file alla volta. Allora, prima relazione, Silvia Perica, spero che pronuncio bene, fonti scritte iconografiche, problemi e riscontri nella ceramica di Al-Andalus. Prego. Silvia, te la fai? Cioè, ci sono problemi? Si vede? Eccolo, Sì, vai. Si vede? Ok, perfetto. stupendo. Buon pomeriggio, per prima cosa ringrazio Storie di Ceramiche per avermi dato la possibilità di essere qui oggi. Questo tema proposto per la giornata mi dà la possibilità di sottolineare un problema ancora oggi molto diffuso nello studio delle ceramiche del centro peninsula iberico, specialmente per quel che riguarda l'epoca emirale d'Al-Andalus, che è poco conosciuta. Nell'immaginario delle ceramiche dall'Andalus sempre ci appaiono queste magnifiche ceramiche invetriate che sono parte della tradizione. Nell'immagine si evidenziano in particolare le tinacas, questi contenitori di grandi dimensioni, e i piatti invetriati. I riscontri che abbiamo di questi grandi contenitori ceramici riguardano però un periodo tardo, il periodo del regno di Granata Nazarì, che governava solo la costa mediterranea del sud della penisola. Per quel che riguarda i piatti invetriati, cominciano ad apparire per la prima volta nel secolo X. I piatti verde e manganeso del Medinat al-Zahara erano di una produzione califfale che nacque come messaggio propagandistico del primo califfa Abd al-Rahman III. Nel centro peninsulare iberico, i piatti invetriati incominciano ad apparire in grande quantità nel secolo XI, durante il periodo Taifa di Toledo, che finisce nel 1086 per mano di Alfonso VI. La unica fonte scritta di cui si parla di ceramica ci racconta della buona qualità delle olle che si trovano nella zona di Madrid. Effettivamente, nella zona centrale dell'attuale Comunità di Madrid, che corrisponde con la zona del fiume Jarama, si incontra un'argilla depurata molto buona per la produzione di ceramiche, non solo delle olle, ma anche per le ceramiche da mensa e delle anfore, come vedremo in seguito. Altro concetto importante che vorrei estrapolare da questa fonte è la regionalizzazione e l'importanza di studiare le ceramiche di una determinata zona in particolare.
senza cedere alla tentazione di riscontri tipologici con altre zone d'Al-Andalus del Nord Africa, che potrebbero indurre errori di interpretazione cronologica. Generalmente si tende negli studi ceramologici del centro peninsulare a distinguere solo tra ceramiche visigote e ceramiche islamiche, tralasciando l'importanza che il secolo VIII, che rappresenta un periodo di cambio importantissimo, che ci permette di capire le trasformazioni che si sviluppano con l'islamizzazione del territorio. Se le fonti scritte iconografiche sono scarsissime per quel che riguarda le zone urbane, sono inesistenti per quello che riguarda le zone rurali. Nel mio caso in particolare, cercare di capire le trasformazioni del paesaggio rurale ha portato a uno studio esaustivo di tutti quegli scavi che ci fornissero informazioni e con le quali io potessi ricostruire la stratigrafia e avere in questo caso una cronologia relativa affidabile che mi aiutasse a capire il periodo altomedievale tra i secoli VII e IX. Per poter ricostruire il discorso regionale dei cambi ceramologici del secolo VIII, presenterò il caso del sito archeologico della Cavilda, per poter seguire con la presentazione più generale del repertorio ceramico della regione della Meseta Centrale. La Cavilda è un sito archeologico che si trova nella Sierra di Guadarrama, al nord di Madrid. Si tratta di un villaggio fondato nella seconda metà del secolo VII e si abbandona a principio del secolo IX. Quindi la maggior parte dei cambi di questo complesso si svolgono proprio durante il secolo VIII. È un sito dove si sono potute individuare diverse attività, tra cui quella metallurgica e quella tessile. Le prime due fasi, dal punto di vista ceramologico, hanno lasciato pochi resti perché il complesso ha vissuto diverse trasformazioni, tra cui ripavimentazioni. Però i pochi resti rimasti dimostrano un tipo di ceramica d'epoca visigota dove prevalgono le olle con perfile nesse. Nella terza fase si riscontra un cambio sostanziale nel repertorio, dovuto probabilmente alla costruzione di un forno ceramico. Il forno è di pianta circolare e bocca allungata. Queste tipologie di forni erano già usate in epoca romana e si continuano a usare nel periodo altomedievale della penisola iberica e sono stati riscontrati forni simili, tra cui nel centro del Tolmo de Minateda. In questa fase incominciano ad apparire tutta una serie di nuove forme, tra cui casseruole e pentole di grandi dimensioni che competono in quantità con le olle. In questo momento si riscontra l'uso del tornio veloce e vi sono anche resti di produzione come argilla non cotta ritrovata non lontano dal forno. Nella quarta fase le olle sono quelle che si producono in gran quantità, le pentole diminuiscono, ma appaiono molte più forme ceramiche, come i contenitori di stoccaggio e le brocche pitturate in nero con le dita. Le olle con perfile nesse in questa fase hanno una nuova connotazione tipologica, già che si incontrano pitturate in nero con le dita e si trovano in diversi siti della Meseta Centrale. Questa decorazione a strisce prodotte con le dita incominciano nel secolo VIII e continuano ad essere usate fino al secolo XII. Quindi sono utili per la datazione, non sono utili per la datazione perché possono indurre a un errore nell'interpretazione cronologica. Il riscontro di ceramiche simili nel territorio, come le olle e coperchi qui presenti, ci fanno pensare che potrebbe trattarsi di un passaggio delle conoscenze tecnologiche nella produzione o anche la possibilità di ceramisti itineranti che lavorano in diversi villaggi della regione. Nel caso della piccola casseruola, la particolarità è nella rifinitura delle ceramiche, della ceramica con quella che qui in Spagna chiamiamo brunido, che si differenzia da quello di Visigoto, che era un brunido totale su ceramiche da tavola, come le ciotole e brocche cotte esclusivamente in atmosfera riducente. Mentre in questo momento quello che si sta pensando a denominarlo brunito parziale, tipico della seconda metà del secolo VIII, si riscontra solo in ceramiche da cucina, come casseruole e olle, e le riscontriamo in tutti i siti archeologici del centro peninsulare. Nella fase 5, d'inizio del secolo IX, incominciano ad apparire ceramiche tipiche d'epoca islamica, come il tabak per la cozione del pane o un'anafe di piccole dimensioni per riscaldare le vivande. In questa fase incominciano ad apparire le anfore regionali provenienti dalle zone del Jarama. In questo caso vediamo una base di un'anfora dove sono stati ritrovati resti materiali organici coloranti legati al laboratorio tessile accennato precedentemente.
Nella fase 6 è l'ultima fase prima dell'abbandono, in un momento indeterminato della prima metà del secolo IX, ed è quando incontriamo un gran numero di varietà ceramica, specialmente delle anfore. Il problema di questi frammenti è che si trovano molto deteriorati nel sito archeologico a causa dell'alta acidità della terra granitica del luogo. Le ceramiche sono all'80% di cottura ossidante, mentre quelle cotte in atmosfera riducente, corrispondono a ceramiche per la conservazione di liquidi di pasta porose di color grigio, tipiche della zona nord di Madrid. La maggior parte delle ceramiche sono fabbricate a tornio, tranne per i grandi contenitori o le pentole che sono in poca percentuale, prodotte a tornio lento. Le ceramiche con pasta depurata di color rosato o color biscotto, di cui accennavo precedentemente, vengono prodotte nella zona del Valle del Jarama. In grande quantità sono state incontrate nel villaggio di Barracas e sono ceramiche che si usano per la mensa e per le anfore da trasporto, fabbricate a tornio rapido. Queste ceramiche erano molto presenti nel territorio, in molti casi con decorazioni dipinti con le dita, e si trovano anche in villaggi con edifici costruiti con materiali deperibili. In questo caso possiamo vedere un esempio raro che abbiamo di ceramica intera di una brocca per l'acqua. Tra le ceramiche che consideriamo casi rari, vi sono le prime invetriate, diciamo rari perché finora, sui 62.000 frammenti studiati, solo abbiamo questi. La ciotola carenata della Dehesa de Navalvillar è probabilmente un caso non strano di invetriata, visto la brutta qualità della vetrina applicata. Questo dato sembra corroborarsi, visto che in questo villaggio si è potuto riconoscere un laboratorio di vetro attivo nella seconda metà del secolo VIII, mentre la ciotola viene dal villaggio di Barracas e lo stesso presenta difetti nell'applicazione della vetrina. Un altro tipo di ceramica assolutamente scarsa e che si trova nelle stratigrafie di questo periodo, famose nell'immaginario della ceramica islamica, sono le lucerne a becco canale. Abbiamo un solo esempio in ambito rurale che viene dal villaggio di Fuente della Mora e un esempio della città di Decopolis. È curioso che questo tipo di ceramiche appaiono in grande quantità nell'undicesimo secolo, perciò durante il periodo Taifa, e nel dodicesimo secolo, quando nel centro peninsulare già siamo in epoca basso medievale e in contesti politici già cristiani. Grazie mille. Grazie, grazie dottoressa. Adesso ci passiamo alla prossima lezione di Guillaume Rosselló Bordoy, Maria Paz Soler Ferrer, Josep Antoni Gisbert, Josep Vincent Lerma. Qui la mia pronuncia mi vergognerò. La losa Azzurri Dorate di Valencia in Italia entro il 1425 e 1450, un careo entre le fuentes escritas, iconografiche e l'evidenza materiale. È bello dello spagnolo per noi che stiamo in Italia, che si capisce tutto, anche se è difficile parlarlo. Comunque io non presento i vari relatori, salvo per dire che conosco bene Guillaume Rosselló Bordoy come direttore per moltissimi anni del Museo di Maiorca, se non erro, e anche Maria Paz Soler adesso mi pare dirige un museo della ceramica a Valencia. Allora sono persone che da anni ci lavorano proprio su questi oggetti. Io adesso passo la parola. Prego. Grazie, buonas tardes. Qualche difficoltà? Ah, buenas Benissimo. tardes, vamos a presentar. ¿Sí? Perfetto. Muy bien. Bueno, vamos a presentar la ponencia conjunta entre Guillén Roselló, Maripaz Soler, Josep Vicent Lerma y yo mismo sobre dos series cerámicas que son las de Coronas y la serie Ave Scusate, prima María. di iniziare la presentazione, non è partita correttamente. Io vedo il primo slide.
Io no, e nella diretta mi sa che non si vede ancora la prima slide. Momento. No. Ora? No, vedo sempre la cartella aperta, ma non il Ah, PowerPoint aperto. è un PDF quello che vedo. Sì. Non sta bene? No. Joseph, do you Sì. want that I open your PowerPoint and I change the slide for you? I can. You don't see? Open the PowerPoint before the share. You have to open the PowerPoint and then share the screen. Aqui, interna. Vediamo un Ventana, no? pochettino se ce la facciamo, se no apro io il PowerPoint senza problemi. No, esa no, esa no. No, Proviamo esa. adesso. No? C'è la cartella aperta, ma non si apre l'applicazione. We only see the files, but not the application opened. So I think that is good if I open for you. Okay, if you want to speak, Joseph, you can speak Sì. and then you tell me when I have to change the slide, okay? Yes. No. Joseph? And now, no, it's not possible. Oh, sorry. Adesso forse sì. Forse sì, adesso. Yes. Prova a mandare la presentazione dalla prima slide. Sì. Yes. It's good. Yes. Sì, You can apri see proprio me. a pieno schermo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Now? No. Then you can put the PDF and you change the slides. Yes. Yes, because I don't Okay. know why. Yesterday, Okay. yes, and No, lo abbiamo perso. Scusate, un po' di problemi tecnici. Vediamo un pochettino se si riesce a riconnettere. Purtroppo, questo è il bello della diretta quando siamo tutti online. Può succedere. Vediamo se ce la fa a riconnettersi con noi. Eccolo. yes. Ok, Now? so you can speak and then I change your slides, ok? Yes. Then, next. Thank you. Más allá de las descripciones de viajeros en el otoño de la Edad Media, que narran la potencia estética y el bien hacer de los alfareros moriscos valencianos,
o la ardua labor de Guillermo de Osma en la detección y publicación de los documentos del mediodía del siglo XV que acreditan encargos entre la realeza, la nobleza y los artesanos, de servicios de vajilla de mesa con destino a las mesas palatinas, el estado actual de la cuestión demanda estudio de análisis y de comparación entre las fuentes escritas, las fuentes epigráficas y la realidad material de estas cerámicas. El texto que a continuación pueden leer, de Eximenis de 1386-1383, precisamente de alguna forma describiendo la belleza de las obras de Manises y su interés por parte de todos los príncipes de Europa y cardenales para poderlas tener en su mesa, ya a finales del siglo XIV. Next. En Valencia, una línea de exposiciones temáticas viajeras entre 1995 y 2010 gestó procesos de documentación y de difusión de la cerámica valenciana en lugares y puntos clave como Flandes y en Italia, Nápoles o Sicilia, durante siglos vinculados a la Corona de Aragón. Así, se exhumaron y vieron la luz nuevas piezas y nuevas formas. La riqueza y la reciente eclosión de fuentes, así como de hallazgos arqueológicos y de piezas de museos y colecciones, contrasta con la escasez de propuestas de relación entre la terminología o nombres que reciben las cerámicas en los documentos y las formas, perfiles, parámetros y decoración de las mismas. No es tarea fácil. Next. Ricardo Frankovic y Sauro Gelici nos ofrecen señales inequívocas del peso específico de las cerámicas valencianas en el siglo XV en la Toscana. Asimismo, Marcos Palanzani, un tesoro de fuentes escritas, donde la mayólica está presente en los inventarios de las heredades, así como en las alhóndigas y de mercaderes de Pisa y de Florencia. En la obra de Spallanzani, 84 documentos acreditan la presencia y su circulación entre los años 1425 y 1450. Este segundo cuarto del siglo XV es el ámbito cronológico de nuestra contribución. Sobre la terminología o léxico para denominar las piezas cerámicas, es especialmente relevante e ilustrativo el documento con fecha de 1449 y otro que pueden ver a continuación de 1425. Next. La fuente iconográfica es la tabla de la Santa Cena de Solsona. Algunos autores, mediante obras de arte e iconografía datadas, ofrecen un puente entre las piezas reales y las representadas. La Santa Cena del Museo Diocesá Comarcal de Solsona es una pintura al temple sobre tabla. Las dimensiones son 3,23 metros por 115 de altura y procede con reservas de Santa Constanza de Liñá, Navés. La mesa de la tabla de la Santa Cena de Solsona ofrece un variado ajuar con piezas de cerámica, madera, como el caso de la que ven representada a la derecha de la diapositiva, también de Solsona, madera, vidrio o metal. Next. Una de las piezas representadas en Solsona es el vasí gran o vasí per a fera i pans para el rito o la liturgia del lavado de las manos. Pueden ver a la derecha el detalle de Solsona, a la izquierda la mesa de Solsona publicada hace más de un siglo por Guillermo de Osma y luego dos piezas muy parecidas y muy similares a las tres de Solsona que son vasins para lavarse las manos. La siguiente. Next. Sorry. Next. Las series cerámicas de la de María y de Coronas, por lo tanto, son las que intentamos de alguna forma estudiar y describir en esta ponencia. La siguiente. Next. Esta serie de cerámica y de coronas se están produciendo en la segunda mitad del siglo, en el segundo cuarto del siglo XV, tanto en Paterna como en Valencia, como en Manises. Next. Se han hallado piezas del Ave María y de la serie de coronas
en diversos lugares de Cataluña, como especificamos en el Castell de Llinars del Vallès, en el Castell de Balaguer, y también el Museo de Solsona conserva algunas piezas de la misma serie que las representadas en la tabla. Next. En cuanto a los hallazgos del sur de Francia, tenemos una documentación magnífica realizada durante los últimos 40 años por el equipo de Miax de Pau, tanto del Lleto Provençal de Gugex como en diversos yacimientos de la ciudad de Aviñón, la ciudad difícil de Aviñón, y también están muy bien representados, digamos, ambas series en los hallazgos subacuáticos realizados en Cap Coulon y en Marsella. Por lo tanto, las naves hundidas o naufragios, de alguna forma, son evidencias de comercio que prueban, que jalonan toda una singladura marítima entre el puerto de Valencia e Italia. En este caso, tenemos el tipo de tinaja, aljabia o jarra ventival que se utilizaba para transportar las cerámicas en su interior. En la parte de abajo tenemos el pecio de Santa María del Puig, que fue publicado en 2018 por John Coll en el Congreso de Atenas, en el que se ven un poco cuáles eran los contenidos, las piezas que contenían esta gran jarra cerámica, y por otra parte, cómo estaban, digamos, las diversas escotillas, de alguna forma, una encima de otra, muy bien empaquetadas con paja, materia vegetal. La siguiente. En el litoral de Francia se encuentran en arqueología subacuática, sobre todo en el carro 4 del Capurón, que se conserva en el Museo de Marsella, este maravilloso conjunto de cerámicas que pertenece a la carga de una nave hundida y que y entre ellas existen tanto la serie, como pueden ver, la serie de coronas, que es de las cuales un Clark está representando la tabla de Solsona. Next. Y terminamos la ponencia con la carga de una nave hundida en Benia, el Derelicte Simó, que entre las piezas publicadas en el año 2008 hay algunas que son prácticamente idénticas a las de la tabla de Solsona. Aquí tienen esta gran pieza, que es un tabac con la M en el interior, que pertenece a la serie de la de María. La siguiente. Next. A la izquierda tienen Simón, en el que existen, por una parte, escudillas con pie, otras escudillas sin pie, con una base cóncava, que coexisten en el mismo momento. Por otra parte, la escudilla con asas, o escudilla que llamamos en Valencia de orejetas, y que tienen, de alguna forma, una paralelos y una transposición con las piezas de la derecha. Las piezas de la derecha, hay una que pertenece al Museo de Cerámica de Barcelona, otra que está de la derecha de Barcelona, los fragmentos que pertenece al Museo del Louvre, la otra que pertenece al Museo de Paterna, la interior, que está en relación con las piezas, porque lleva una serie de impresas. Next. Los platos coinciden y coexisten en el Derelicte Simó, y tienen en la parte superior los platos detectados. En el caso de los pecios, el dorado suele desaparecer, no se conserva, pero tenemos ejemplos de platos muy significativos en la parte exterior, prácticamente idénticos. A la izquierda, el de Llinars del Vallès, Cataluña, el del centro del Museo de Barcelona, y el de la derecha de la ciudad de Xàtiva, a 50 kilómetros de Manises. Next. El Derelicte Simó lleva la característica serie de la Ave María y de la Flor de Puntos. Y aquí tenemos una descripción, creo que muy buena, muy interesante, de Balbina Martínez Cabiró, de cómo es esa Flor de Puntos, de las características que tiene, con un dibujo de ella, y luego la representación de una de las piezas mejores del Derelicte Simó, porque conserva también las flores de puntos del dorado. Next.
En definitiva, de la cronología derivada del análisis estilístico y artístico de la tabla de la Santa Cena de Solsona, atribuida al pintor de Lleida, Jaume Ferrer, 1430-36-1456, el plato con el escudo de Borgoña, perejil, flores de puntos y flores de brionía de la colección Wallace de Londres, datado en 1428, y la realidad del conjunto de piezas y de las series cerámicas representadas en la tabla, constatan un ámbito cronológico muy bien definido y muy bien fundamentado. Next. Muchas gracias. Thank you very much. It was very interesting. I'll have some questions for you afterwards. Adesso ci spostiamo alla prossima lezione, conferenza di Nathaniel Kutashar e Christian Mifsud. Nathaniel lo conosco da molti anni, quando frequentavo più spesso la Valletta, il Malta, ed è uno dei curatori principali del Museo Nazionale di Archeologia, mentre Christian Mifsud è curatore degli edifici storici per Heritage Malta. Parleranno oggi di The Social Life of High Status Ceramics in 17th and 18th Century Valletta, The Case of the Auberge d'Auvergne Ceramics. Please. Good afternoon. The PowerPoint is in English, but I will be giving the lecture in Italian in order to communicate hopefully better with the audience today. Today's lecture, our lecture is the result of a collaboration between me and Christian. Christian has curated the architectural and urbanistic side of this presentation, while I have followed more the material culture aspect. I'll continue in Italian. L'opportunità di parlare a questa conferenza è per noi molto, ci ha fornito un'opportunità importante per collegarci con chi studia le ceramiche dell'alto terreno. Questo perché mi sembra a me che i collegamenti con questa regione, particolarmente con la Liguria e la Toscana, tra 500 e 700 sono molto forti nel rifornimento di ceramiche sia fini che più popolari, che arrivano a Malta in questo periodo, cioè durante il regno dell'Ordine di San Giovanni a Malta. E in particolare vi presentiamo un assemblaggio ceramico scavato negli anni 60 a Valletta. Valletta è una città fondata nel 1566 dall'Ordine di San Giovanni. Dunque è una città nuova. Come si vede nella pianta di Malta in basso alla sinistra, Valletta è posizionata molto strategicamente tra due grandi porti, tra i più grandi porti che ci sono sull'isola di Malta. Domina entrambi i porti. È una città costruita alla fine del Rinascimento, seguendo concetti di urbanistica molto illuminati del periodo. In particolare hanno optato per un'urbanistica a griglia con con due grandi vie che partono dalla porta marittima e dalla porta che dà verso terra,
all'incrocio delle due vie c'è questo quartiere che nella documentazione del Cinquecento viene riferita come quarto quattordicesimo. Posizionato in un luogo molto strategico all'incrocio delle due vie, via San Giorgio e via del Monte. Davanti alla chiesa c'è l'edificio marcato con numero 2, la chiesa conventuale di San Giovanni, cioè la chiesa più importante dell'ordine di San Giovanni. E sempre sulla stessa traiettoria c'è l'edificio numero 1, che è il palazzo del Gran Maestro, cioè il capo dell'ordine di Malta e di fatto principe di Malta. Il quartiere quattordicesimo comprende un importante palazzo che è l'Auberge de Provence, l'Auberge d'Auvergne, scusate. L'albergo è un concetto urbanistico molto particolare, specifico all'ordine di San Giovanni. È un palazzo di potere che era il capo, faceva capo a tutti i possedimenti e a tutti i cavalieri che venivano a Malta dalla provincia d'Auvergne, essenzialmente la parte centrale della Francia. Era dentro l'auberge c'era l'appartamento del priore, e da lì si organizzavano degli specifici responsabilità militari per la difesa della città. È un edificio multifunzionale che stava al vertice del sistema di potere dell'ordine di San Giovanni. Ogni territorio ogni provincia dell'ordine di San Giovanni, tra cui la provincia d'Italia, aveva il suo corrispondente auberge in Valletta. Qui vediamo, l'auberge d'Auvergne non esiste più. Vediamo l'elevato dell'auberge, di questo palazzo, che è un elevato molto austero, tipico del tardo Rinascimento a Malta, con delle aggiunte più tarde, come i negozi a piano stradale. C'è una vecchia foto che anche dà l'immagine dell'edificio. Questo edificio fu colpito durante la Seconda Guerra Mondiale, durante i bombardamenti italo-tedeschi. Lì c'è una foto che mostra il danno irreversibile all'edificio. Negli anni 60 l'intero quartiere, l'intero blocco fu demolito, non solo, fu ripulito e scavato. Oggi c'è un edificio degli anni 60. Dunque l'intero edificio e l'intero suo sottosuolo fu rimosso negli anni 60 e c'è poca probabilità di poter trovare anche dei brandelli stratigrafici che ricordano questo edificio. Si vede lì i nuovi tribunali che vengono costruiti nel 65. Next. Durante questi sbancamenti, questi scavi per la fondazione del tribunale, viene trovato quello che viene descritto nel rapporto del museo di quell'anno come una cisterna che era piena di un ricco assemblaggio di ceramiche, che è quello che discuteremo oggi. Sfortunatamente non c'è né una descrizione stratigrafica del riempimento di questa cisterna, dicono solo che la cisterna era abbastanza piccola, circa 1 metro per 1 metro e mezzo in pianta, o poco più.
Però menzionano che c'è un ricco assemblaggio di maioliche e di altre ceramiche che secondo il curatore dell'epoca doveva corrispondere con la cultura materiale dell'auberge, l'auberge che era appena stato demolito, l'auberge dove. Niente più si è sentito di questo assemblaggio che sono stato fortunato a recuperare una parte di quel ritrovamento che consisteva in tre piccole cassette, circa 400 frammenti, che consistevano in una scelta fatta all'epoca, negli anni 60, dei pezzi in maiolica decorati. Dunque non disponiamo dell'intero assemblaggio. Ma solo di una parte, non siamo, sono abbastanza convinto che non è neanche l'intero gruppo di maioliche trovate all'epoca. Comunque, l'idea di poter studiare una parte della ceramica da un palazzo di potere come era l'Auberge d'Auvergne era molto allettante, dunque ci siamo impegnati a studiarlo più in profondità. Sperando anche di fare delle comparazioni tra il tipo di cultura materiale che c'era nel Palazzo dell'Ordine con un altro palazzo che stiamo anche studiando, che era il Palazzo dell'Inquisitore. A Malta c'era l'Inquisizione romana, anche lì abbiamo dei dati archeologici e speravamo di poter fare dei confronti. Certamente, avendo solo un brandello dell'assemblaggio, non potevamo fare il tipico studio delle classi, i contaggi secondo le classi, eccetera, perché era molto storpiato, molto distorto come assemblaggio. Comunque, già da un primo inventario dei pezzi, era molto chiaro che avevamo a che vedere con almeno due gruppi distinti. Un primo gruppo che poteva essere benissimo raccolto nel primo metà del 600, fine 500, eccetera, tra cui ovviamente questo piatto genovese on the top left, scusate, mi confondo in italiano. Sì, poi ovviamente questo altro piatto con la scritta col puntinato molto simile ai pezzi trovati a Crypta Balbi, sempre del 600. In più, questi tre giarre da stoccaggio, da farmacia o da cucina. In stile compendiario, molto simili a pezzi pubblicati dall'Abruzzo, da Castelli, ma ovviamente è difficile determinare l'esatto origine di questi pezzi. Apprezzerei informazioni su questo. E poi vari piatti dell'araldica, dei piatti araldici. Tra cui un pezzo molto frammentario, sfortunatamente di cui abbiamo solo dei brandelli, e poi dei piatti molto più integri, con questa araldica, con un falchetto, con un falco, dentro a una cornice sagomata, l'elmo della nobiltà. Questo era un gruppo di cui parleremo molto in là. Il secondo gruppo era molto più incentrato intorno alla metà del Settecento ed era molto più cospicuo. Tra cui c'erano queste bellissime ceramiche di stile francese, di stile Béarn, con questi decori stile Béarn. Non so se sono francesi o imitazioni italiane, dei prodotti provenzali. In più, altri piatti con dei decori molto tipici del tipo Delft, ma anche quelli molto imitati in Francia,
come questi piatti. Che imitano poi a loro volta dei motivi di chinoiserie, di co copiano aspetti della porcellana cinese. Il gruppo comprende anche delle cose molto più chiaramente genovesi. Cioè savonesi, liguri, Atenerate, tra cui questi splendidi piatti con i bordi con questi delicati decori, altri platters, dei grandi piatti con i bordi sagomati, in imitazione delle forme in argento. E anche un esempio con la classica ben nota marca della Lanterna di Genova, che corrisponde con delle produzioni di Albisola, credo, di Savona, sempre del Settecento. Questi sono l'intero gruppo, possiamo chiamarli del Rococò, delle maioliche Rococò, tipiche del primo metà del Settecento, e dimostrano l'influenza della tavola francese in Italia, particolarmente in zone come la Liguria e il Piemonte, ma non solo, della gastronomia e del gusto francese nella preparazione della tavola. Forse per questo negli anni Sessanta hanno pensato che erano delle maioliche corrispondenti con l'Auberge d'Auvergne. Qui vediamo una pianta preparata dal collega Mifsud, che è l'intero quartiere quattordicesimo, cioè la parte est del quartiere. Il quartiere è diviso da una piccola strada che è sulla parte superiore di questa pianta. San Giovanni, la chiesa di San Giovanni sta ad est di questo gruppo, e qui vediamo l'angolo southwest del sud-ovest del blocco, cioè corrisponde con queste tre stanze. Con queste tre stanze che vediamo al dettaglio qui sotto. Dal punto di vista di metodo, avendo un deposito così povero, conservato così male, essenzialmente, così frammentario, e non avendo più l'edificio originale in posizione, potevamo solo studiare il contesto di ritrovamento tramite la planimetria storica del quartiere. Qui vediamo sulla sinistra un disegno da una raccolta di piante del circa 1880. Che sono tutti le proprietà in mano governativa a Valletta. È un manoscritto che è imprezzabile per lo studio delle case di Valletta. E si vede molto bene in questa planimetria che è del base, dell'underground, è scritto sopra, delle cantine, dello scantinato di questa proprietà, che nel punto descritto negli anni 60 dal curatore del museo, cioè, che dice at the angle between St. John Street and Straight Street, cioè all'angolo tra le due strade dove trovarono questo piccolo pozzo, questa pianta conferma che c'era un pozzo nero in realtà. Dunque, questo va a confermare le parole, il testo del 65, di chi ha scavato nel 65.
conferma l'esistenza di un taglio nella roccia che non era una cisterna, però, ma era un pozzo nero. Studiando la pianta intera del quartiere, però, è uscito subito un altro problema dell'interpretazione degli anni 60. Il quartiere in realtà non era interamente coperto dall'auberge, dal palazzo dell'auberge, però aveva sul suo fianco tre case distinte e di proprietà completamente diversa dall'auberge d'Auvergne. E il Pozzo Nero, intercettato negli anni 60, con le ceramiche di cui vediamo una piccola icona lassù, e non era affatto dentro alla planimetria dell'auberge, ma era dentro la casa, nel rettangolo rosso. Allora questo ha richiesto di studiare l'intero, di riconsiderare completamente il contesto, che non era più prima faccia dell'auberge, ma era di una casa privata. Per questo c'era già un piccolo studio, sempre degli anni 60, per la casa in blu, casa Caccia, veramente un paragrafo, ma molto utile comunque. Abbiamo allargato lo studio andando negli archivi a studiare questo, abbiamo fatto una piccola prosopografia di queste case. Next. La prima casa, che è la casa rossa, che è quella che ci interessa di più perché era locus di scoperta dei materiali, negli archivi dell'Ordine di San Giovanni è nota come casa Hozes. Grazie alla ricerca che abbiamo fatto con Christian, abbiamo cominciato a fare una biografia di questa casa, cominciando dal 1572, che è il primo acquisto, che è al momento della fondazione della città. Non c'è ancora si stanno tratteggiando i limiti delle strade dei quartieri. Nel 72 un cavaliere della lingua d'Italia, Battista La Caprona, compra questo lotto. Dunque lo compra però come proprietà privata, lo compra in prima persona, non per conto di alcuna istituzione dell'ordine. La casa viene, forse lo compra come un investimento, non sappiamo ancora. Comunque la proprietà rimane in mani private sino a circa il 1760-61. Quando la casa passa, sappiamo questo certamente, passa in mani dell'ordine. Non dell'ordine in generale, ma specificamente nelle mani del Gran Maestro. Sappiamo che la casa viene attribuita al Comune Tesoro, cioè la tesoreria del Gran Maestro. Non la sua borsa personale, ma la tesoreria da cui governava, amministrava i suoi interessi governativi. La casa, verso questa data, passa al Comune Tesoro. Passa tramite lo spoglio di un cavaliere, il cavaliere Hozes. Il spoglio era questo sistema con cui i cavalieri che morivano, quando morivano, la loro proprietà passava all'Ordine di San Giovanni, con poche eccezioni. Allora, la casa, in questo caso, viene di un cavaliere Hozes, sicuramente passa all'ordine verso questo periodo. Crediamo di conoscere chi è questo Hozes. Era un cavaliere molto importante della Ligua di Castiglia. Vediamo la sua tomba del Tomaso de Hozes. La pietra tombale dentro la chiesa
fatto di intarso di marmo con la sua araldica e quant'altro. Lui, Tommaso Hozes, era un altissimo esponente della lingua di Castiglia, avendo tra l'altro fatto anche delle ambasciate di altissimo rango per il Gran Maestro. Noi sappiamo che Hozes muore nel 61, crediamo che è lui che passa la proprietà al Gran Maestro. La ricerca è ancora proseguiamo con le ricerche su questa casa, ma sappiamo nel 26, nel 1726, la casa viene venduta dal Comune Tesoro alla Lingua d'Auvergne. Dunque, l'Auberge d'Auvergne sta tentando di acquistare tutte le proprietà che le sono attaccate. E nel 26 riesce a comprare la casa Hozes. Abbiamo il contratto di vendita dall'ufficio del Comune Tesoro verso Languedoc. La casa rimane in mani della lingua d'Auvergne sino alla caduta dell'ordine e l'installazione del regime coloniale inglese nel 1800. Abbiamo visto le piante del 1880 che dimostrano, che registrano questa proprietà, e nel 65 la casa viene colpita durante la guerra, e nel 65 viene demolita insieme alla lingua d'Auvergne. La seconda casa era una casa che appare come casa Caccia. Come la prima casa nel 1570 viene acquistata da Gerolamo Vercelli della Lingua d'Italia, lui era il balìo di Santo Stefano ed era anche ammiraglio delle galere dell'ordine. L'ammiragliato dell'ordine era un ufficio estremamente importante dentro l'organizzazione dell'ordine ed era normalmente amministrata dalla Lingua d'Italia. Vediamo che questa casa viene regolarmente associata all'ufficio dell'ammiragliato delle galere sotto la lingua d'Italia. Tardi nel 500, non sappiamo la data esatta, la casa passa all'ammiraglio, a un altro ammiraglio pisano, questa volta Federico Caccia. Scusate, di Novara, però priore di Pisa e Bali di Vanosa. Caccia lascia la casa all'Auberge d'Italie, esattamente quando non sappiamo, ma sicuramente molto tardi nel Cinquecento. L'Auberge d'Italie è un'organizzazione del tutto distinta, autonoma dall'ufficio del Gran Maestro. Dunque, le case hanno due traiettorie diverse in questo senso. L'Auberge d'Italie la dà in affitto ad alti ufficiali della stessa lingua d'Italia. Sappiamo verso il 1608 viene data in affitto a Ascanio Scaglia, un altro cavaliere che era segretario della lingua d'Italia. Poi nel 1936 viene passata sempre in affitto a un altro cavaliere, Fra Cesare Falco di Capua. Già il nome Falco dovrebbe darci un'indicazione. Cesare Falco non è un ammiraglio, parleremo di lui più avanti. Nell'82, 1782, pochi anni prima della caduta dell'ordine, la lingua d'Auvergne riesce a comprare anche quest'altra casa. La compra direttamente dalle mani della lingua d'Italia. Dunque, le due lingue si scambiano la proprietà, si vendono la proprietà l'un l'altro. E questo è chiaramente l'intento dell'Auvergne di fare un monopolio dell'intero quartiere.
E come l'altra casa, una volta caduto il governo dell'ordine, è installato il governo inglese, la proprietà passa in mano inglese, che è del governo inglese, che la dà a terzi in uno scambio di proprietà verso la fine dell'Ottocento. La casa, anche lei, viene colpita durante la guerra. Costruiscono un complesso di cinema sopra quella proprietà. Allora, guardiamo per un momento il carattere Cesare Falco. Fra Cesare Falco, era chiaramente sospettabile che il proprietario di questa araldica, questo piatto araldico, uno stemmario napoletano del Regno di Napoli, dello stesso periodo del Cesare Falco, 1630 circa, indica lo stemma della famiglia Falco, che è qui in basso, e lo indica come una delle famiglie di Capua, la famiglia nobiliare di Capua. Dunque, questo è sicuramente un plato del servizio di Cesare Falco di Capua. La cosa interessante è che dentro questo pozzetto furono trovati 30 frammenti in tutto riguardanti questo servizio, che indicano almeno 13 numeri di piatti minimi, molti di cui ricostruibili in larga parte. Dunque sembra che quando furono buttati nel Pozzo Nero, i piatti erano molti. Forse almeno 13, forse di più, erano ancora intatti e furono rotti e buttati dentro questo pozzo nero. Cesare Falco era il luogotenente del principe Caraffa, che è principe di Roccella. Stiamo facendo ricerca su questo carattere su cui non c'era mai stato uno studio. Principe Caraffa, non principe dei principi di Caraffa. Il cavaliere Caraffa poi diventa Gran Maestro nella seconda metà del Seicento. Dunque è un personaggio di potere molto vicino al potere interno dell'ordine. Il secondo individuo che abbiamo ben identificato come essere residente alla casa è questo, un componente della famiglia Ildaris. Ildaris era tra vari membri della famiglia Ildaris, erano cavalieri nel Settecento, sono conti di Bitonto, però nel Settecento sono sparsi in tutta Italia. E anche altrove, erano molto collegati al potere degli imperatori tedeschi. L'aquila come indicato dall'aquila nera sulla loro araldica. Questa è la tomba dei cavalieri Ildaris dentro la chiesa di San Giovanni. Come si vede dalle ancore nella tomba, nell'araldica. Uno degli Ildaris erano anche ammiragli. Nel 1782 il residente della casa Caccia è ancora un Ildaris. È molto interessante, abbiamo trovato il dispropriamento, cioè una specie di ultima volontà di Cesare Ildaris, dell'89, in cui tra i vari elementi menzionati menziona che lascia al fratello, il conte Antonio Ildaris, il mio servizio di faenza segnata con le mie armi. C'è anche vari lasciti di porcellane al Gran Maestro, sono dei regali post-mortem e ai suoi esecutori, eccetera, eccetera, tra cui vediamo vari servizi di porcellana Ginori.
qui abbiamo messo questo elemento di araldica su un piatto probabilmente savonese, con un'araldica che usa il grifone della Repubblica di Genova, però inserito in un'arma di un cavaliere con la croce a 8 punte e la catena con la piccola croce a 8 punte. Dunque è un customization, uno stemma fatto a proposito per qualcuno, un gran croce, una gran ufficiale dell'ordine, però con forti collegamenti con Genova, chiaramente. C'è da dire che nel 1700, credo 40, comunque nella prima metà del 700, c'è un Hilderis, ambasciatore dell'imperatore tedesco, nominato a Genova per rappresentare l'imperatore a Genova. Dunque, questo potrebbe essere anche uno stemma Hilderis, però non è per niente certo perché non ben conservato. Ok, vedendo tutti i dati insieme, vediamo come l'unico momento in cui le tre proprietà, l'auberge, l'auvergne, la casa Hozes e la casa Caccia, erano sotto un'unica amministrazione, cioè sotto l'amministrazione dell'auberge d'auvergne, era per un piccolissimo spazio di tempo, cioè dopo il 1782 sino a circa la fine del secolo, fino al 98. Questo è importante perché sappiamo che i piatti, il servizio falco, che fu trovato nel 65 sotto la casa Hozes, buttato nello scantinato della casa Hozes, era di un residente della casa Caccia. E non poteva essere trasferito perché le proprietà non erano mai state amalgamate prima del 1782. Dunque, l'unico momento in cui potevano essere rimosse era dopo negli anni 80 e 90 del 700. Dalla casa Caccia verso la casa Hozes. Questo è molto interessante, perché vediamo come un servizio viene fisicamente trasportato da una proprietà all'altra, ci dà l'opportunità di fare un po' di altre considerazioni. Si vede molto chiaramente che i piatti di araldici del Cesare Falco furono mantenuti almeno per 100 anni intatte come servizio nella casa Caccia, cioè dopo la sua morte non furono rimosse, buttate via, ma vennero curate e mantenute. Solo così si può spiegare come fossero trasportate alla fine del Settecento verso la casa Hozes. Questo comincia a darci delle indicazioni su un modello tafonomico. Vado verso la chiusura, è chiaro che questi piatti erano molto curati, che erano, da altri indizi e altre fonti sappiamo che erano oggetto di scambio di gifts, come nel classico modello antropologico, studio antropologico, The Moss, di Marcel Moss, no? Sullo scambio tra uguali, tra aristocratici, tra membri uguali di una casta aristocratica, si spalleggiano e si auto-identificano con dei regali, e sappiamo che sia nel 6 nel 700 la ceramica, la porcellana viene usata per questi motivi. Viene usata per i conviti, qui abbiamo un tratto che parla di come i conviti, i banchetti, venivano usati per creare durante le lezioni del Gran Maestro in modo strategico per fare le cordate politiche per poter assicurarsi i gruppi di voto.
vediamo la stampa di una imbandita tratta dal cuoco piemontese e vediamo esattamente quei piatti che abbiamo visto prima con i bordi segmentati, eccetera. Sappiamo che queste maioliche e le porcellane venivano tesaurizzate in un certo modo, mantenute per molte generazioni dentro queste case e questi palazzi. Vediamo dall'inventario, e troviamo nell'inventario questa enfasi sugli armadi, le cassapanche con le descrizioni dei contenuti, tra cui è chiaramente equiparato la porcellana con l'argenteria, per esempio. E poi il butto finale, con la rivoluzione francese, cioè quando arriva un grande cambiamento ideologico e industriale, economico, questi oggetti perdono valore e vengono buttati anche con con disprezzo, con vandalismo. E in questo modo vediamo l'ultimo considerazione, vediamo che almeno in due palazzi, sia nel Palazzo dell'Inquisitore che in casa Hozes, le ceramiche fini del Settecento vengono buttate molto probabilmente non nel Settecento ma nei primi dell'Ottocento. Faccio una citazione veloce. Poi dobbiamo di chiudere. Una cosa, it's literally one second. Mm-hmm. Di un testo di Cianpoltrini su un scavo a Lucca, dove trovano vari piatti con le araldici della famiglia Balbiani e parenti, e lui conclude: forse questi piatti erano rimasti a lungo in uso per essere poi dismessi come oggetti di robe vecchie. Dunque questa caduta di valore è il butto come spazzatura per riempire un vecchio pozzo nero che non è più necessario. Forse più di un robe vecchia, proprio con l'intento ideologico di buttare via un simbolo del vecchio sistema. Grazie. Thank you very much. Grazie, Natale. Allora, passiamo alla prossima lezione di Lester Lonardo sull'Abruzzo e Campania, Vallicavi Appennini, maestranze e manufatti per Abruzzo e Campania, fonti d'archivio e recenti indagini archeologiche. Lester Lonardo è un assegnista di ricerca all'Università di Campania, Luigi Vanvitelli. Grazie, prendo la parola. Grazie professore Arthur, e mi unisco al coro di ringraziamenti per Marcella Giorgio, naturalmente, e per gli organizzatori di Storie di Ceramiche, che hanno avuto e hanno il merito di aver organizzato questi incontri annuali, soprattutto per riuscire, insomma, a pubblicare in tempi strettissimi gli atti dei convegni. Elemento significativo della cultura materiale tardo-rinascimentale dell'Italia centro-meridionale e simbolo tra i tanti della circolazione di idee, saperi, tradizioni e appunto di manufatti fra il versante adriatico e quello mediterraneo, la maiolica compendiaria e tardo-compendiaria abruzzese rappresenta una delle classi ceramiche più diffuse ed apprezzate fra la seconda metà del XVI ed il XVII secolo. La circolazione di tali prodotti è ampiamente documentata dai non pochi riferimenti riportati dalla documentazione scritta dell'epoca, per lo più di carattere privato, e dai sempre più frequenti rinvenimenti archeologici che attestano la diffusione degli stessi dal Piemonte sino ai contesti, come vedremo, della Campania interna appenninica. Il successo dei manufatti compendiari abruzzesi fu tale che piatti, bacini ed altre forme da mensa oltrepassarono la sponda italiana dell'Adriatico per finire sulle tavole delle élite urbane della costa croata e non solo. Fenomeno questo che rientra in complessi meccanismi di interazione fra le sponde dell'Adriatico, quelle italiane e quelle balcaniche.
queste ultime interessate ad assimilare le pratiche conviviali peninsulari, peraltro codificate da specifici trattati. Ricordo ad esempio il De Oneste Voluptate et Valitudine di Bartolomeo Sacchi, che è stato edito negli anni 70 del 400. In Abruzzo, la produzione tardo-rinascimentale di ceramica smaltata in bianco con decori policromi di stampo vegetale ed astratto geometrico risulta concentrata nel comparto territoriale settentrionale e nel settore sud-occidentale dell'attuale territorio regionale. Castelli, Anversa, Sulmona, Lanciano e presumibilmente Penne costituiscono i principali centri manufatturieri noti dalle fonti e dal record archeologico. Le produzioni aquilane, pescaresi, teatine e in particolar modo teramane soddisfano la richiesta locale e regionale di vasellame da mensa di pregio, con una netta prevalenza dalla seconda metà del XVI secolo dei prodotti di Castelli. I recenti studi incentrati su tale produzione e portati avanti da Diego Troiano e Van Verrocchio hanno delineato una distribuzione significativa della stessa. Interi set da tavola varcarono i limiti regionali, spingendosi nel nord e nel sud della penisola. Attraverso i porti della costa teramana e del pescarese teatino, la ceramica castellana raggiunse località sede di fiere, come ad esempio Senigalli, Ancona, Recanati, che inevitabilmente allargarono il range di diffusione e di consumo di tale classe ceramica. In particolare da Calvano, piccolo approdo presso Pineto, venivano imbarcate migliaia di forme ceramiche da mensa verso il nord Italia e verso la costa croata, come emerge dalla documentazione di archivio. È il caso, ad esempio, di un documento del 1634, conservato nell'archivio di Stato di Chieti e reso noto da Van Verrocchio, di un accordo tra un ceramista di Castelli e due mulattieri di Atri per il trasporto verso Calvano di 38.400 recipienti. Se la quantità di forme destinate al trasporto marittimo era piuttosto significativa, la mole di manufatti destinati alle spedizioni via terra era sensibilmente maggiore. Roma e Napoli costituiscono i principali poli attrattivi e di smercio dei prodotti castellani ed abruzzesi. A testimonianza della fortuna che la maiolica castellana riscosse presso le classi sociali urbane napoletane è la stipula di un contratto nel 1586 che, redatto a Lanciano, prevedeva l'arrivo sul mercato napoletano di stock mensili di, apro citazione, salme 4 de vase degli Castelli, chiudo citazione, per 7 anni, per un totale quindi di 15.000 stoviglie all'anno. Si trattava pertanto di consistenti partite di vasellame che spesso assunsero, come abbiamo visto, i caratteri di vere e proprie forniture regolari. La ceramica castellana ed abruzzese valicava la dorsale appenninica tramite la via degli Abruzzi, direttrice di collegamento di fondamentale importanza fra i contesti centro-meridionali, in particolar modo fra le aree interne e i due versanti costieri. Vettore non solo di merci, ma anche di mestranze e di influssi culturali, il percorso rappresentò un rilevante collettore viario sul quale si raccordava una fitta rete di assi viari minori diretti verso le aree interne. La diffusione alquanto capillare della maiolica di Castelli, unitamente ad altre classi prodotte in altri centri abruzzesi e molisani, fu favorita proprio da tali diverticoli, ma anche dai valichi, che consentirono la circolazione anche nei contesti interni appenninici e, come si vedrà, della Campania interna. Se le fonti d'archivio allo stato attuale sono pressoché silenti a tal proposito, i nuovi studi su collezioni private o museali e le recenti indagini archeologiche hanno consentito di fornire inediti dati sulla circolazione e sulla fornitura delle tipologie di vasellame summenzionate in queste aree marginali dell'Appennino meridionale. Emblematico è quanto documentato dalle ricerche condotte nella vecchia Cerredo Sannita, insediamento ubicato nella media valle del fiume Titerno nel Beneventano settentrionale. L'abitato, impiantato su di un'altura lambita ai lati da due torrenti e posto a controllo delle direttrici viarie che mettevano in comunicazione la piana campana e le valli del Calore del Volturno con i contesti appenninici, conobbe il periodo di massimo sviluppo tra il XVI e il XVII secolo, allorché Cerreto divenne il centro principale del comprensorio campano-molisano nel commercio della lana e nella produzione di stoffe. Il devastante sisma del 5 giugno 1688, che colpì duramente Benevento ed il Sannio, rase al suolo l'insediamento cerretese, che fu ricostruito in un altro sito ubicato poco più a valle. Le indagini archeologiche, avviate fra il 2012 e il 2015 dall'Università della Campania
Luigi Vanvitelli sotto la direzione di Marcello Rotili, avviate nella porzione centrale dell'insediamento, ove sorgevano gli edifici di rappresentanza, quali il Palatium, la Magna Turris, la chiesa dedicata a San Martino ed alcuni opifici ed edifici abitativi, hanno offerto non pochi dati sulla cultura materiale della comunità cerretese e sull'organizzazione dello spazio urbano e dell'abitato. Significativi sono stati i rinvenimenti di 5 immondezzai. Lo scavo dei butti della vecchia Cerreto ha consentito il recupero di cospicue quantità di vasellame da mensa che, sia per numero di frammenti, sia per numero minimo stimabile di forme, superano quella dei manufatti da cucina e da dispensa. La maggior parte delle stoviglie proviene da un immondezzaio formatosi a partire dalla prima metà del XVI secolo nello spazio retrostante il Donjon ed il Palazzum de Carafa, cui tale discarica faceva riferimento, come sarebbe comprovato dalle stesse tipologie di vasellame e dai resti faunistici lì rinvenuti che alludono ad un'alimentazione ricca e molto varia. In questo contesto la classe ceramica da mensa più attestata è la maiolica di Castelli. Risulta ben documentata sia la produzione di tipo compendiario, sia, a partire dalla seconda metà del XVII secolo, i manufatti con lemmi tardocompendiari. Per quanto concerne la produzione cinquecentesca, si distinguono piatti e bacili ornati dalle note decorazioni accessorie, formate da tralci di ghirlande e nastri resi nella tricromia blu, giallo e arancione. Oltre ai manufatti con decorazioni di tipo compendiario e al vasellame rivestito da smalto bianco monocromo, da Castelli arrivarono altresì, seppur in limitate quantità, stoviglie in maiolica turchina. Di maggiore pregio rispetto agli elementi da tavola con motivi esornativi compendiari, le forme contraddistinte da rivestimento piombo stannifero di colore azzurro ebbero una diffusione prevalentemente regionale, ma che raggiunse sia i contesti dell'Italia centrale sia i comparti interni del meridione. Dalla vecchia Cerreto, in particolare dal butto del Palazzo di Carafa, proviene un unico frammento di tesa, con decorazione in blu scuro su smalto azzurro, pertinente ad un piatto di medie dimensioni, che si aggiunge ad un altro reperto, attualmente conservato nel Museo Civico della Ceramica Cerretese, recuperato sporadicamente nell'area del vecchio abitato in un momento antecedente all'inizio delle campagne di scavo. Il gruppo di reperti riferibili alla produzione tardocompendiaria consta principalmente di piatti, con i caratteristici motivi a coroncina, a stemma pseudo-araldico ed a sequenza di foglie sulla testa. Piatti ed altre forme da mensa in stile compendiario e tardo-compendiario sono stati altresì rinvenuti nelle recenti indagini che hanno interessato, tra gli altri, la torre di l'insediamento di Castello del Matese, nell'Alto Casertano, materiali studiati dal dottor Di Cosmo, e i castelli di Montella e Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, indagati da Marcello Rotili e della sua equip, i cui rinvenimenti vanno ad aggiungersi alle notizie di trovamenti di contenitori abruzzesi in altri contesti irpini. La significativa presenza di tale vasellame in diversi insediamenti della campagna interna è dovuta alla fortuna che questa classe di manufatti rivestì a Napoli e nei centri costieri, alludo ad esempio a Salerno, nel corso della metà del Cinquecento. I percorsi viari che attraversavano le valli dei bacini fluviali del Volturno, sul quale gravitava Castello del Matese, e del fiume Calore, sul quale insisteva Cerreto, costituivano quelle direttrici viarie interne che si ricollegavano alla via degli Abruzzi, dalla quale provenivano i carichi delle stoviglie in parola. Una dinamica piuttosto simile è documentata per la graffita molisana. La manifattura cinquecentesca, nota altresì con la denominazione tipo Esernia II, prodotta nel corso del XVI secolo con picchi nella commercializzazione extraregionale nella metà dello stesso secolo, risulta ampiamente documentata a Cerreto e nelle valli del Volturno e del Calore. Attraverso una serie di valichi appenninici e mediante la via degli Abruzzi, la ceramica graffita prodotta a Isernia e in altri centri contermini confluiva a Napoli. Le recenti indagini di archeologia urbana che hanno interessato il centro partenopeo, soprattutto in vista dell'implementazione della rete di metropolitana, hanno rilevato significative quantità di frammenti fittili appartenenti a tale classe, segno di una continua relazione fra i due comparti territoriali. Non solo la ceramica castellana circolerà nel mercato campano, ma trasferirsi saranno le stesse maestranze abruzzesi, fenomeno attestato a partire dagli ultimi anni del XVI secolo. Mete privilegiate non saranno solo ed esclusivamente la capitale del regno
e gli insediamenti della costa tirrenica, bensì anche le località dell'entroterra, tra le quali la stessa Cerreto. Da un atto di morte redatto nell'abitato cerretese, datato al 1644, emerge che il ceramista Domenico di Rocco di Sania proveniva da Castello della Faenza. A Pietrastornina, comune dell'Avellinese, posto a sud di Benevento, si ha la notizia della presenza di un magister castellano nella seconda metà del XVII secolo. L'arrivo di maestranze abruzzesi e, in particolar modo, castellane, aumentò sensibilmente a partire dalla metà del Seicento, anche a causa di alcune particolari circostanze, tra le quali un periodo di forte crisi economica che fiaccò il sistema produttivo castellano, oltre che l'istituzione nel 1660 di una tassa a carico dei produttori di ceramica. L'arrivo di artigiani castellani in Campania, che, come è noto dalla documentazione d'archivio di Area Salernitana, collaborarono in cantieri e in manifatture locali, pone dei quesiti sull'influenza che ebbe la maiolica di Castelli sulle produzioni locali e sull'avvio di una nuova produzione ceramica fortemente legata, almeno inizialmente, alla tradizione manifatturiera castellana. Guido Donatone definisce campano-castellane le particolari manifatture prodotte in Campania da ceramisti abruzzesi, contraddistinte da motivi esornativi del tutto simili alle decorazioni tipiche del vasellame di Castelli, tanto da creare non pochi problemi di attribuzione di alcuni manufatti. Per quanto concerne i contesti della Campania appenninica, la concomitante presenza di ceramisti e di manufatti abruzzesi pone quindi una serie di riflessioni e di problematiche. Tale contingenza rende difficile, in assenza di mirate analisi degli impasti, l'attribuzione dei reperti rinvenuti nelle indagini archeologiche, esposti poc'anzi, alle manifatture di Castelli o agli artigiani trasferitisi in area campana. In particolare, nel caso di Cerreto Sannita, è possibile riconoscere in alcuni frammenti di forme aperte, con le dovute cautele, caratteristiche decorative e produttive che sembrano far riferimento ad una produzione evidentemente locale che emulava i prototipi abruzzesi. L'esame autottico degli impasti, analoghi alle argille utilizzate per la ceramica invetriata, per la smaltata lamenza e per i contenitori acromi prodotti in loco, sembrerebbe far propendere per un'origine cerretese o di un altro contermine centro-titernino, il casale di San Lorenzo Minore, l'odierna San Lorenzello. I reperti in questione costituirebbero quindi un riscontro materiale di quella manifattura campano-castellana attiva a Cerreto e nel suo circondario nel corso del XVII secolo, testimoniata fino a questo momento soltanto da fonti, seppur labili, di carattere documentario. In conclusione, le smaltate decorate di tipo compendiario e tardo compendiario abruzzesi, ed in particolar modo le maioliche riferibili alle produzioni di Castelli, ebbero un'ampia diffusione, in particolar modo nel meridione, ove affluirono rilevanti quantità di suppellettili atte a soddisfare la richiesta dei ceti abbienti. Si tratta di vere e proprie esportazioni, dirette in particolar modo al mercato napoletano, mercato che era in grado di smistare tali manufatti sia oltremare sia nelle aree interne. È tuttavia ragionevole ipotizzare che la circolazione di vasellame da mensa di un certo prestigio nelle aree interne fosse garantito da specifici ordinativi, richiesti dalle elite locali, che viaggiavano dai centri produttori per mezzo della via degli Abruzzi e dei diverticoli ad essa collegati. La domanda di setta da tavola di pregio rappresenta di fatti un fenomeno caratteristico di un periodo, quello compreso tra il XVI e il XVII secolo, che vide la formazione di articolati servizi da mensa, composti a numerose forme aperte e chiuse, destinate ad assolvere diversi usi legati alla presentazione e della consumazione delle vivande, cui le classi sociali medio-alte non potevano fare a meno. È il tempo in cui, nell'ambito delle corti nobiliari, si assiste di fatti alla spettacolarizzazione del banchetto e dei suoi riti e alla conseguenziale nascita di una trattatistica incentrata sui convivi. La presenza di dette categorie di suppellettili offre inoltre interessanti indicazioni sui vivaci traffici commerciali extra-regionali che interessarono i centri dell'entroterra e che sono spia di una vitalità ed apertura verso l'esterno, come nel caso della ricca comunità di Cerreto Sannita, dedita al commercio e alla compravendita dei tessuti verso le aree del centro e del sud della penisola. Da ultima, ma non per ultima, è la forte influenza che giocarono le maioliche castellane sulle altre manifatture di ceramica smaltata alla mensa. Se in Campania è documentata una produzione che riprende quasi alla lettera alcuni schemi decorativi che vennero successivamente rielaborati, anche in Puglia sembra che i motivi abruzzesi siano stati recepiti dai ceramisti locali,
o in vero, anche in questo caso, è forse possibile parlare di un trasferimento di maestranze. Grazie per l'attenzione. Professor Paul Arthur, non la sentiamo, ha l'audio chiuso. Allora, mi sentite? Ora sì. Grazie al dottor Leonardo per la bella conferenza. Adesso passo la parola a Riccardo Viganò, che conosco da anni. Riccardo è un collaboratore non soltanto delle varie sovrintendenze che si sono succedute nel tempo, ma direi che è di più di 20 anni, collabora anche con il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università del Salento e in particolare con il Laboratorio di Archeologia Medievale, che noi è vero che siamo il Laboratorio di Archeologia Medievale, però ci troviamo costretti, ma anche con grande piacere, ad occuparsi di tempi molto più recenti. Riccardo è una di quelle persone, anzi la persona che ci aiuta a capire, navigare nelle difficili cronologie ceramiche post-quattrocentesche. Io passo la parola a Riccardo per parlare di ceramica da menzione retina in stile compendiario attraverso le fonti iconografiche salentine, gli esempi dei conventi di Sant'Antonio di Padova e Nardò e Madonna della Favana di Veglie. Grazie Riccardo. Prego professore. Io qua ho problemi col PowerPoint. Ho problemi col PowerPoint ad aprire come l'altra volta. Media file. Allora. Riccardo, se poi hai problemi lo mando io. Sì, forse è meglio. Anche non riesco ad aprirlo proprio. D'altronde l'ho aperto da Firefox. E allora, share screen. Lo vedete? Sì. Se lo vedete puoi parlare direttamente, te giro io. Aspetta, sono riuscito, consenti. Si vede? Eccoti. Prova a mandare la prima diapositiva. Aspetta. Apri. È andata? No. È sempre bloccato. Allora facciamo così di nuovo, se no mannaggia, non riesco a vedere. Allora l'ho aperto. Prova a metterlo in modalità di lettura con il comando che è in basso. Sì, sto cercando di fare proprio quello. Stai condividendo la finestra di un'altra applicazione. Ah, Marcella, fallo tu allora. Faccio io. Te lo dico io quando... Fai stop share, quindi per togliere questa schermata tua, Riccardo, per favore. Ok. Intanto ti ringrazio sia Monica Baldassari e Marcella Giorgio per avermi di nuovo... permesso di esprimere le mie teorie e le mie ricerche in storie di ceramiche. Allora, vai con la seconda diapositiva. Di quale centro produttivo può essere? E questo è un quesito questo che ricorre spesso, è la classica domanda che il ricercatore si pone quando tenta di collocare geograficamente la genesi di una determinata tipologia e classe ceramica. Next. La prossima. La difficoltà principale nasce a volte dalle svariate diversificazioni delle varianti locali, che rende complessa la definizione e il confronto tipologico tra i manufatti. Tale varietà, come insegna il White House, è sinonimo di una elevata presenza di centri produttivi in un territorio relativamente piccolo come il Salento centro-meridionale. A questo si può aggiungere il venir meno della conoscenza di determinate produzioni ceramiche come quelle post-medievali e moderne, vuoi per la scarsa attenzione per questo periodo storico o vuoi per la rara bibliografia scientifica edita. Qui il ricercatore, come nel nostro caso, può implementare le sue conoscenze anche accedendo a fonti diverse che esulano dal mero dato materiale,
anche attraverso lo studio di fonti sia iconografiche che archivistiche a nostra disposizione. L'intento di chi vi parla è di dimostrare come le produzioni ceramiche neretine, influenzate da quella tempericulturale rappresentata dal compendiario sia faentino che castellano, condizionarono le raffigurazioni artistiche al soggetto sacro salentino in un lasso temporale compreso tra la fine del 500 e i primi anni 60 del 600. La prossima. In ogni epoca il cibo e i modi del mangiare hanno rispecchiato la cultura che le società sono state in grado di esprimere. Nei secoli il convivio si è rivestito di significati speciali al punto da occupare un posto d'onore all'interno delle civiltà, soprattutto nelle religioni da loro espresse, come nei riti cristiani, la cui simbologia legata all'Eucaristia è ampia e articolata. La tavola, con le sue regole, mette alla prova il valore di chi vi siede. È sedendosi a tavola che si rinsaldano i legami sociali e si definiscono i rapporti all'interno di una comunità. Osservare in un'opera pittorica la scena di una mensa apparecchiata per un convivio, apprezzare la varietà o la povertà dei cibi, la trama della tovaglia, contare i bicchieri dei commensali e riconoscere la qualità delle stoviglie, dà un certo brivido all'attento contemplatore, il quale sa che la gran parte dei gesti e degli oggetti raffigurati è tratta, seppure in modo interpretativo, dalla realtà quotidiana. La prossima. Qui di seguito vi proporrò l'esempio di due opere pittoriche salentine, l'ultima cena del refettorio del convento dei frati conventuali di Veglie e due lunette affrescate nel chiostro dell'ordine francescano degli osservanti riformati di Sant'Antonio di Padova a Nardò. La prossima. L'ultima cena raffigurata sulla parete di fondo del refettorio vegliese è tra le più canoniche rappresentazioni del momento in cui Cristo istituì la Santissima Eucaristia. La prossima. L'opera, realizzata con una tecnica pittorica mista tra affresco e tempera, è una libera interpretazione del fortunato schema dell'ultima cena di Livio Agresti. La prossima. Ripresa nel 1574 da Pomponi a Malteo a Udine. La prossima. E successivamente anche dal Tintoretto nella chiesa di San Giorgio Maggiore a Venezia. La prossima. L'autore dell'opera vegliese, tuttora sconosciuto, nel realizzare il suo cartone fu certamente attento alla realtà che lo circondava, cercando di rimanere fedele a modelli materiali correnti in quel periodo e presenti nella vita quotidiana del convento. La mensa, un tavolo di marmo, è rappresentato su uno sfondo colonnato e sormontato da tendaggi purpurei. La prossima. Coperto con una tavola bianca, con una tovaglia bianca, scusate, decorato con un motivo florale a 5 petali, intorno alla quale siedono Gesù e gli Apostoli. La prossima. Su di essa vi sono calici di vetro di buona qualità e forniti di relative alzate smaltate in monocromia bianca, utilizzate come sottobicchieri. Sia sulla sinistra che al centro della scena vi sono altre alzate a gambo corto, contenenti della ricotta e della frutta. La prossima. In tutta l'apparecchiatura, come in altre rappresentazioni coeve salentine, mancano le posate. Forchette e cucchiai sono assenti, i coltelli hanno presumibilmente manici di legno o osso e sono tutte con lame puntute. I tovaglioli sono frangiati alle estremità e piegati in ottavo. La prossima. Al centro della mensa vi è un catino in monocromia bianca che contiene la portata principale, cioè l'agnello e tre saliere. Sulla tavola vi sono collocati anche dei pani di forme diverse, oltre a ortaggi e frutti tipici nei tre mesi della stagione primaverile. Carciofi, fave novelle, ma anche fave secche, pere, mele, arance nelle crottiere e limoni dimezzati fanno bella mostra sulla mensa. Inoltre, su di essa, vi è una non comune quantità e qualità di stoviglie, del tutto inusuali nelle rappresentazioni pittoriche salentine dell'ultima cena. La prossima. Partiamo dai contenitori per l'acqua. Amendole e anforette sono pianzate con un collo cilindrico e corpo globulare, decorato con racimi girali vegetali in verde, terminati con foglioline in turchino e bacche rosse. La prossima. Alternate alle prime ci sono delle brocche contenenti vino. Queste sono raffigurate monanzate e con un largo piede a disco, rivestite di smalto bianco e decorati in bicromia azzurro-giallo, colori tipici delle produzioni compendiarie salentine della prima metà del 600. Centralmente vi sono raffigurati un decoro floreale alla margherita. Prossima. Grazie.
Ancora più importanti al fine della nostra ricerca sono gli oggetti riprodotti in un affresco realizzato all'interno del chiostro del convento Servante di Nardò. Il complesso conventuale, annesso alla chiesa ducale, intitolata a Sant'Antonio da Padova dei Zoccolanti, venne realizzato grazie alla concessione di un privilegio di Re Carlo VIII nel 1495, che autorizzava i minori osservanti a erigere il proprio convento nell'area sulla quale sorgeva la, tra virgolette, sinagoga degli giudei, chiuse virgolette, dove l'ordine si insediò stabilmente nel 1497. La prossima. Nel 1599 l'intero complesso fu in parte rinnovato e affidato al nuovo ordine francescano degli Osservanti Riformati. La prossima. Il ciclo pittorico di nostro interesse era composto da circa 27 scene. Venne realizzato nel 1662 da Fra Giuseppe da Gravina. Nell'affresco dipinto nel chiostro principale del convento, l'artista, tra i più attivi dell'ordine in questo periodo, sintetizza le glorie del francescanesimo, ritraendo episodi significativi dei santi e dei martiri dell'ordine. In due lunette, poste nel lato sud del chiostro, vi sono ritratte scene di mensa conventuale. La prossima. Nella prima, Fra Giuseppe raffigura il prodigio della mensa degli angeli, quasi sicuramente ispirato al quadro dipinto dal Murillo nel 1646, dove vi è rappresentato un episodio della vita di San Diego d'Alcalà. 8 sono i personaggi presenti in questa lunetta: 2 frati francescani, 2 angeli, 4 putti, tutti intorno a una tavola apparecchiata raffigurata su sfondo aurico. I 2 frati assisi alla tavola sono identificabili con San Diego d'Alcalà, raffigurato nimbato e crocifisso, mentre con il bastone da pellegrino vi è San Salvatore da Orte. Entrambi sono serviti da un piattello e da una pagnotta. Il primo dei 2 angeli principali è intento nel poggiare sul desco un piatto di grande formato, nella quale è contenuto una portata non ben riconoscibile. Prossima. Mentre un secondo angelo riceve dal cielo 2 piatti mezzani, uno dei quali è capovolto a tutela termica del contenuto. Questi vengono irradiati dalla benedizione divina e circondati dai 4 putti che consegnano con cautela la pietanza. La prossima. Nella seconda lunetta, immediatamente prospiciente alla prima, è ritratta, nella chiara allegoria eucaristica, la figura del Cristo che porge un calice di vino a San Pietro d'Alcantara. Il santo spagnolo è rappresentato assieme a una defilata Santa Teresa d'Avila e ad un altro confratello sconosciuto. In questa scena l'angelo non è più teso verso la benedizione divina, come nella prima lunetta, ma lega sempre dei piatti capovolti a protezione termica del contenuto. San Pietro e il confratello siedono alla mensa e sono anche forniti ognuno di un piattello e di una pagnotta. Il tutto è posto su una tovaglia frangiata, candida e panneggiata, come nella scena precedente. Il bicchiere e la bottiglia in vetro e i tovaglioli completano la visione generale dell'insieme di suppelletti ripresenti sulla mensa. La prossima. Sulla base dei dati sopra esposti è possibile proporre alcune considerazioni e ipotesi di lettura, partendo da una domanda: le produzioni ceramiche uscite dalle botteghe di Nardò ebbero una diffusione di importanza tale da influenzare le rappresentazioni artistiche a soggetto sacro nel Salento? Una prima risposta ci viene data da un documento nel 1591, conservato nell'archivio vescovile di Lecce, dove, a seguito delle elezioni di Scipione Spina a vescovo, il capitolo deliberò la spesa di 100 ducati, aperte virgolette, per comprare una credenza di piatti di Faenza o di Pesaro, personali di detto illustrissimo Monsignore, e se non si potranno avere di Faenza, fargli fare Nardò con l'arme di detto illustrissimo Monsignore, chiuse virgolette. La prossima. Tale importanza viene confermata anche dal dato archeologico materiale. Nell'US 1080 della Galleria Sud del Castello Carlo V di Lecce, formatosi in un arco cronologico simile a quello trattato, tra i 5 e 10.000 frammenti di vario uso recuperati, 400 sono le forme smaltate o smaltate su ingombio, in gran parte in monocromia bianca. Di questi, ben 320, cioè l'80%, hanno caratteristiche produttive tali da essere attribuite al centro produttivo di Nardò. Alla prossima. Nell'ultima scena, quasi tutti i tipi ritratti sono forme aperte in monocromia bianca, disposte con ordine su tutta la tavola. Di contro, gli esemplari decorati sono realizzati centralmente. Come
Come già detto, le forme chiuse con decoro a girare vegetali presentano caratteri peculiari per forma e decoro ad esemplari provenienti dallo scavo stratigrafico eseguito a Nardò nel 2015 e datato al primo trentennio del Seicento, rivelatosi in fase di studio una bottega ficola. La diffusione di anforette con identici elementi decorativi è inoltre testimoniata dalle varie fonti edite. Si riscontrano nei più importanti centri della penisola salentina come Brindisi, Lecce, Nardò e Taranto, il che dimostra l'ampia diffusione ed un evidente successo commerciale legato a questa forma e al suo decoro. La prossima. Anche le brocche da vino hanno le stesse peculiarità, anzi, queste mostrano le caratteristiche più marcate del compendiario neretino. La forma rimane fedele se si esclude l'ampio pietradisco a esemplari recentemente editi. Al contrario, il decoro alla margherita, derivato dal decoro alla porcellana, è ampiamente attestato in due scarichi di bottega neretini, dove risultano in tutto e per tutto simili nei decori alle brocche riprodotte in questa opera pittorica pugliese. La prossima. Nell'affresco di Nardò, anche Fra Giuseppe potrebbe essersi ispirato e influenzato da stili moderni e modelli reali da lui ben conosciuti. D'altronde, la comunità osservantina era posta proprio in quello che era il quartiere ceramico della città di Nardò. La documentazione descrive la comunità religiosa circondata, letteralmente circondata, da botteghe di piattari e concerie, in attività già a partire dal XVI secolo. Anzi, parte del convento stesso, per almeno quasi un ventennio, dal 1598 a circa il 1621, sembra essere adibito a bottega ficola. La prossima. Dunque, il frescante doveva aver avuto dei modelli reali che ripresi in ogni sua riproduzione del cartone in tutti i conventi da lui visitati e affrescati. La prossima. Il reale, il mezzano e il piattello, raffigurati negli affreschi, presentano un profilo arrotondato, con un'ampia tesa e un piede d'anello, corrispondenti alla morfologia di esemplari prodotti in questo centro. La prossima. In particolare, il piattello è caratterizzato, come è visibile anche dall'immagine affrescata, da una larghezza della tesa ben evidente e confluente verso l'interno, oltre un cavetto emisferico poco profondo. Anche il profilo del piede sembra corrispondere a quello tipico dei piatti di produzione neretina fin qui studiati. Difatti, appare a forma di disco incavato e non, come dice qualcuno, di disco volante. La prossima. Il servizio è completato con un piatto reale che, similmente agli altri descritti, è monocromatico, essendo esclusivo il colore bianco, mentre due di questi mostrano addirittura le tonalità dello smalto berrettino. La prossima. L'assenza dei monogrammi o delle sigle conventuali nelle rappresentazioni artistiche non significa certamente che essi non ci fossero, anzi, sappiamo che già nei primissimi anni del Cinquecento queste qualificano le produzioni conventuali di Nardò, come testimoniato ad esempio da questo boccale protografito con trigramma del convento di Sant'Antonio da Padova. La prossima. Questi vengono successivamente sostituiti da prodotti smaltati. Gli esemplari descritti quindi hanno caratteristiche morfologiche e di fabbricazione direttamente riconducibili allo stile compendiario, ossia la tecnica produttiva caratteristica delle suppellettili fittili realizzate a Nardò. La prossima. E ho quasi finito. Inoltre, che la comunità osservante fosse una tra i maggiori committenti di ceramiche conventuali verso le botteghe cittadine, lo scopriamo nei documenti contabili superstiti del convento e conservati nella Biblioteca Vergari. Dei 9.191 manufatti ceramici tra forme aperte e chiuse, estrapolate dalla documentazione, il piatto smaltato con i suoi 8.063 esemplari è a forma vincente. D'altronde, l'elevato numero. La prossima, scusa. Inoltre, l'elevato numero qui riportato dimostra come il quadro merceologico combacia con quello del vicinissimo Sacro Convento, Sacro Monastero di Santa Chiara di Nardò. Benché il monastero conservi una documentazione archivistica maggiore che copre un range cronologico di circa 80 anni, 1674-1754, con i suoi 16.448 piatti acquistati, si rivela una pietra miliare per la storia della ceramica salentina. La prossima. Se per i servizi affrescati, come quello di Veglie, si deve supporre la costruzione scenica con elementi di monocromia e policromia, l'apparato pittorico riprodotto da Giuseppe da Gravina dimostra come il servizio in bianco compendiario testimoni che le specifiche esigenze, quali quelle della mensa dei riformati,
inducevano le botteghe di Nardò anche a produzioni di serie fortemente strutturate in tutto e per tutto omogenee nel formato e nelle coperture, immediatamente riconoscibili e adattabili a comuni esigenze, come ad esempio quelle legate all'allestimento di una semplice mensa comunitaria. La prossima. Infine, dalla lettura della documentazione archivistica unita all'esame degli apparati iconografici, appare ormai chiaro di come nella provincia di Terra d'Otranto il centro produttivo di Nardò, che ricordiamo già attivo nel 1485, avesse con le sue produzioni smaltate compendiarie un ruolo talmente prominente da essere estremamente concorrenziale, almeno per il periodo inerente al 600, con il più importante produttore di maiolico pugliese, cioè la Terza. L'importanza di questo ruolo, riportato anche dai documenti d'archivio, fu tale che le produzioni uscite da questo centro furono uno status symbol, cioè un segno visibile di una condizione economico-sociale elevata, intelligibile a chiunque. La prossima. Probabilmente i 9 conventi neretini e i 165 enti monastici maschili e femminili di Terra d'Otranto, attivi fino alla soppressione murattiana del 1809, subirono questo fascino, lo subirono così tanto da far riprodurre nei loro affreschi le forme e i decori più belli. La prossima. Lo stesso Fra Giuseppe da Gravina, nei suoi interminabili spostamenti tra conventi della provincia della Serafica Riforma, riproponeva in modo pedissico e propagandistico, d'altronde era quello il suo scopo, gli stessi cartoni preparatori, realizzati per la prima volta nel convento neretino, mutandone nella pittura a volte i colori, a volte le vesti, a volte i volti, ma mai, quasi mai, le forme ceramiche riprodotte sulla mensa di santi dell'ordine. La prossima. E chiudo. Questo fu un ulteriore successo di un centro produttivo privilegiato come Nardò, che si troverà tra il XVI e il XVII secolo in un contesto estremamente turbolento ed in costante evoluzione nei sistemi sia economici che sociali, in quell'area geografica italiana che fu la Terra d'Otranto, provincia del Viceregno di Napoli. E con questo ho concluso. Grazie a tutti. Grazie mille Riccardo. Adesso passiamo all'ultimo intervento di questo pomeriggio dall'architetto Carlo Battini dell'Università di Firenze, la Valeria D'Aquino, che è stata allieva all'Università di Firenze e adesso fa la libero professionista. Prego. Allora. Ok. Vedete? Si vede? Sì. Ok. Buonasera a tutti, grazie professore. Desidero rivolgere un ringraziamento anch'io agli organizzatori, anche a nome di Carlo Battini, per aver accolto questa relazione sullo scavo e la fornace di Tugio di Giunta nel corso di questa 8ª edizione di Storia di Ceramiche dedicate alla memoria di Graziella Berti. L'incontro di oggi sarà l'occasione per aggiungere un ulteriore tassello a un quadro già sinteticamente delineato in altre sedi, dedicandoci alla ricostruzione virtuale dell'impianto fiorentino e la definizione di alcuni degli spazi produttivi di quest'area indagata da chi vi parla sotto qualche anno fa oramai, sotto la direzione dell'allora Soprintendenza Archeologia della Toscana. Ci avvarremo per questo appunto delle fonti letterarie e iconografiche, nello specifico, come vedremo, il trattato celeberrimo di Piccol Passo, con cui troveremo una corrispondenza direi sorprendente. Il lavoro nasce da una collaborazione con il Dipartimento di ICCA dell'Università di Genova, appunto con Carlo Battini, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, attivata già nel corso dell'indagine per il rilievo e la restituzione grafica tridimensionale del contesto, proseguita poi con la ricostruzione della fornace principale e con lo sviluppo di una proposta di valorizzazione basata su una app in grado di condividere i contenuti relativi allo scavo e ai materiali recuperati, ovviamente, all'interno appunto di una ricostruzione dell'officina. A proposito del contesto, sinteticamente rammento che la bottega del vasaio Tugio di Giunta della sua famiglia fu attiva a Firenze a partire dall'ultimo quarto del 300, era ubicata in Oltrarno, nel popolo di San Piero Gattolino, lungo l'attuale via Romana. Alla sua guida si avvicendano, non senza lunghi periodi di sovrapposizione, tre orciolai, Tugio appunto arrivato da Firenze, a Firenze da Baccereto, altro importante centro del contado fiorentino, il secondo genito Giunta, il pronipote di questi, Lazzaro d'Andrea, ultimo figulo morto nel 1466.
l'identificazione con questo specifico opificio è stata possibile grazie alla documentazione archivistica raccolta da Gino Corti per Galeazzo Cora, nello specifico le denunce agli ufficiali del catasto del 1427, del 33, del 42 e dalla marca d'asterisco rinvenuta sotto l'ansa e le forme chiuse dei manufatti di scarto, già riconosciuta dallo stesso Cora nel suo corpus, la maiolica fiorentina monumentale, ancora basilare direi, e che tanto dibattito ha suscitato presso gli studiosi appunto di maiolica fiorentina in relazione alla paternità dei celeberrimi orcioli da spezieria in zaffera a rilievo commissionati a questa bottega dall'ospedale di Santa Maria Nuova negli anni 30 del 400. Qui vedete in basso appunto alcune delle marche di varia foggia che sono state rinvenute all'interno dei contesti chiusi, delle fosse di scarico, dello scavo e anche la dichiarazione del vasaio Giunta relativa al compenso percepito proprio per l'importante fornimento di Santa Maria Nuova. Ora, dalla documentazione d'archivio noi sappiamo che Tugio prese a livello un'area dalle monache francescane di Santa Maria Monticelli, non sappiamo naturalmente quanto fosse estesa originariamente, ne abbiamo potuto indagare un rettangolo all'interno di questi limiti di indagine e non sarà inutile ricordare che si è trattato di una scoperta avvenuta a seguito di una sorveglianza di uno scavo urbano, siamo riusciti, possiamo però identificare alcuni spazi funzionali. A differenza di quanto riscontrato, credo per la maggioranza degli opifici di Montelupo, il caso fiorentino sembra rappresentare un esempio di esercizio complesso, cioè venivano svolte tutte le fasi del processo produttivo. Nello specifico possiamo riconoscere un'area di approvvigionamento dell'argilla e insieme di smaltimento degli scarti produttivi, come vedete alla planimetria nella parte sinistra, nella metà orientale dell'area indagata, che attualmente confina con i giardini di Boboli, dove è attestato un importante scarto altimetrico della quota del banco argilloso naturale rispetto alla metà ovest. Qui si trovava il maggior numero di fosse di smaltimento, di scarti di produzione, cenere, materiale concotto, attrezzature da lavoro danneggiate e corrispondono, almeno fino a una certa epoca, alle fosse realizzate per estrarre l'argilla. In un momento che ancora non siamo in grado di definire, questa attività di estrazione si interrompe. Probabilmente è dovuto ai reiterati divieti di cavatura dell'argilla all'interno delle aree urbane che vengono ribaditi dalla fine del 300, ma anche agli inizi del 400, e l'attività di smaltimento diviene, diciamo così, più disordinata, caotica, come si vede nella sezione, attestano i livelli di colmamento posti a copertura delle fosse. E probabilmente dobbiamo anche immaginare che sia sopraggiunta una sorta di restrizione dello spazio a disposizione della bottega che sembra attestata da quello che appare un incasso per recinzione o un limite di proprietà, lo vedete nell'immagine, nell'immagine in alto a destra, rinvenuta nell'estrema parte orientale dell'area di scavo e che taglia una delle fosse. Questo dislive il dislivello che voi vedete fra i sedimenti argillosi naturali in cui poi nella metà occidentale si impostano gli impianti di cottura, viene risolto con un muro di terrazzamento in controterra con funzioni proprio di contenimento della terrassa dei sedimenti che è posta, ripeto, nella parte occidentale a una quota più superficiale. Vedremo che tali sedimenti nella metà ovest costituivano il piano di calpestio al netto di una rasatura estremamente superficiale. Per quanto riguarda la fase di depurazione e decantazione della materia prima, se sono mancate testimonianze delle ampie e profonde vasche dette trogoli nella documentazione montelupina, peraltro non anteriore al Settecento, lo scavo conserva evidenza di una struttura poco profonda a pianta circolare in alto al centro, rinvenuta colma di argilla dal colore bluastro, probabilmente legato alla condizione sommersa e di saturazione di acqua, unita forse alla sedimentazione di materiale organico. Se risposte certe potranno pervenire ovviamente solo dalle analisi archeometriche dei campioni prelevati, possiamo in via preliminare ipotizzare la lettura della fabbrica come una pilla, ovvero quel contenitore ove l'argilla veniva ridotta in minuscole zolle, liquefatta, rimestata con l'aiuto di una borda, cioè di una pala piana, per favorire la separazione dalle impurità. E infatti Piccol Passo la descrive in effetti come una struttura poco profonda, circa 50 cm, solitamente collocata nei pressi del pozzo. Un'altra cosa
e va detto che è mancata in questo scavo, è il rinvenimento di strutture legate all'approvvigionamento dell'acqua. Secondo lo stesso Piccolpasso, poi l'argilla depurata veniva battuta e rimenata, dice, a guisa che sogliono fare le nostre donne la pasta per il pane. Un procedimento che viene descritto praticamente con le stesse parole anche da Vannoccio di Biringuccio, che dice che la terra si cava et bagnata sopra un banco, si batte et benissimo si concia. Ora, non sappiamo naturalmente se con questa funzione, ma crediamo di aver individuato la posizione di un banco come da lavoro nell'incasso della muratura che voi vedete nelle due immagini a sinistra, le prime due immagini a sinistra, che presentavano dei fori ad arco di cerchio, probabilmente per sostegni verticali, per piedi, e è stato ritrovato, questo incasso si trovava proprio in adiacenza alla struttura di depurazione che abbiamo visto. E peraltro crediamo di aver individuato anche il tragitto, il movimento degli artigiani con questa argilla depurata e attraverso delle lenti di argilla bluastra, vedete l'immagine in basso a sinistra, che erano un po' disseminate appunto in quest'area, ed ecco perché prima parlavo di una rasatura del calpestio estremamente superficiale. Sostanzialmente, ecco qui poi i lavori moderni, la pavimentazione moderna ha asportato, secondo noi, veramente pochi centimetri. All'attività di tornitura, che non sappiamo dove venisse svolta, ma l'area al di sopra del vano interrato che ora vi descriverò, ove c'era sicuramente un fabbricato, appare uno spazio idoneo, segue quella naturalmente di cottura nella fornace che era posta, la fornace principale che era posta nell'angolo sud-ovest, di cui però è stato reso conto in altre sedi. Voi vedete la ricostruzione qui già fatta da Carlo Battini e pubblicata nella penultima edizione del convegno dell'UID, dell'Unione Italiana Disegni. Ora vedete che questa struttura principale era delimitata a nord da un muretto che la separava da un'altra struttura di cottura. Eccola qui, vedete le immagini al centro. Essa era composta da un canaletto in mattoni leggermente elevato rispetto al calpestio e rinvenuto colmo di carboni e terreno combusto. Questo canaletto era posto sul fianco di una sorta di piattaforma quadrangolare in laterizi disposti su più livelli e alternati a strati di argilla e sabbia. E credo che senza difficoltà vi si possa riconoscere il fornello a riverbero per la calcinazione di piombo e stagno, fornelli che sono accuratamente descritti nella trattatistica, sono tratti presi, sono tratti dalla, praticamente, dalla tecnica metallurgica e sono o poco attestati o poco riconosciuti archeologicamente. Qui ho inserito l'immagine di un esempio rinvenuto in basso a sinistra a Marsiglia che sostanzialmente presenta le stesse caratteristiche, le stesse dimensioni, solo il canale igneo, scusate, ha un orientamento diverso. Vi è, appunto, ripeto, la struttura era derivata dalla tecnica metallurgica. Anche Biringuccio la rappresenta ed era incentrata sulla separazione fra camera di fusione e camera di combustione mediante un muretto che però non raggiungeva la copertura avvolta. Qui ancora qui la ricostruzione di Carlo Battini, qui a destra con la fornace principale e la fornace a riverbero. Gli elementi che trovano corrispondenza nella descrizione del Piccolpasso sono il punto di fuoco laterale che doveva porsi ad un livello ribassato rispetto al piano con la vasca con i minerali, naturalmente per favorire il tiraggio, nonché la messa in opera senza legante, ma con argilla, dice Piccolpasso, con terreno che noi chiamiamo, diciamo noi sciabione, cioè il terreno precisa usato per le forme delle campane. Ora, la posizione di questo fornello per la preparazione dei rivestimenti è anche altrove attestata in adiacenza alla fornace principale, come si vede anche in questo disegno dal vero tratto presente nel manuale della Cuomo di Caprio, che riguarda una fornace di età contemporanea, e anche in questo caso, curiosamente, vedete che la fornacetta si trova in una posizione leggermente avanzata rispetto alla fornace principale.
Questi impianti di cottura, nello specifico quello appunto a riverbero, come vedete nella presentazione di Piccol Passo in basso a destra, si trovava in adiacenza ad un vano interrato ipogeo. E ne abbiamo trovato anche il vano ipogeo, rinvenuto privo di copertura, colmato da un riempimento con materiale ceramico anche di grande qualità, di produzione, Montelupina. Sono scarti d'uso verosimilmente del vicino ospedale dello Spirito Santo, che però è stato fondato all'inizio del Cinquecento, quando ormai questa bottega non c'era più. E vedete che questo vano presentava nell'angolo nord-orientale due strutture in muratura che non possono che essere interpretate come strutture per la conservazione del vino. Lungo lo stesso lato settentrionale sono visibili anche due nicchie per alloggiamento di strumenti e illuminazione. Sul lato opposto, qui lo vedete nell'immagine a destra in alto, il lato lungo opposto era diviso da un breve setto murario e lato, diciamo, in corrispondenza dell'ingresso, come vedete, conservava anche una nicchia con un incasso trasversale che indicava l'originaria suddivisione in due scomparti. Ora, cosa servissero questi depositi? Ce lo dice Piccol Passo, sicuramente a stoccare la legna e mantenerla asciutta nei mesi piovosi. Peraltro, si rammenta come negli statuti fiorentini l'immagazzinamento del combustibile, per la precisione, fascine e legna minuta, perché quello di grossa taglia era destinato all'edilizia, fosse dettagliatamente regolato per ragioni anche, diciamo, di sicurezza. I residui all'interno dei tini, sia in forma di feccia o di tartaro, potevano fornire il fondente per la preparazione del marzacotto, oppure anche per la preparazione per dei rivestimenti. La presenza del setto murario permette forse di ipotizzare l'alloggiamento di incavigliati, ove riporre il prodotto crudo e l'essiccazione dei mesi rigidi. In queste slide prossime voi vedete il lavoro di ricostruzione che sta facendo Carlo Battini, con la creazione di un modello geometrico che poi vedrà naturalmente il lavoro di rendering fotorealistico. Si basa su quanto emerso nello scavo, sulla trattatistica, relazionando per quanto riguarda Piccol Passo le unità di misura, quindi il piede Urbinate ed il braccio Fiorentino. Però su tutti questi aspetti poi temo di commettere errori o imprecisioni, pertanto rimando al contributo di Carlo proprio negli atti di questa giornata. Vedete ancora appunto il lavoro, che è un po' un work in progress, che si sta facendo insieme con il Dipartimento di ICCA. Infine, ecco qui un'altra immagine, la ricostruzione della copertura del vano cantina, della cantina. Infine, un altro dettaglio che riguarda questo vano interrato: sotto il pavimento a basole è stata rinvenuta una piccola cisterna voltata colma di argilla, che però dico subito non è stato possibile indagare. Tuttavia, il rinvenimento sembrerebbe riportare ad un piccolo ambiente ipogeo coperto a volta, rinvenuto a Deruta nell'area delle fornaci di San Salvatore, interpretata dagli scavatori come luogo di stoccaggio di argilla o metalli grezzi. Poi, diciamo, l'area di scavo ha altre evidenze importanti, come una fossa, vedete, nel terreno a pianta circolare, ove forse era alloggiato un macinello per colori, un altro ambiente quadrato, pianta quadrangolare, probabilmente coperto con assito ligneo e forse interpretabile come area di asciugatura all'esterno. Ma ecco, su queste cose poi dovremo soffermarci in altre occasioni, quindi rimando ad un nuovo episodio di questa storia di ceramiche, che riguarda probabilmente la bottega fiorentina più importante fra la fine del 300 e la metà del 400. Grazie. Grazie per questo bel intervento. Sarei curioso di vedere poi alla fine le ricostruzioni di Carlo Pettina. Sì, certo. Era interessante. Poi, tra l'altro, stavo pensando che sicuramente Nino Cuomo di Caprio, che ha citato una volta, l'avrebbe piaciuto molto questa relazione, proprio Bene, sono felice. il lavoro che lei amava. Va bene, guarda, è incredibile, 17:14, mentre questa doveva finire 17:15. Allora, più perfezione di così non si trova. Che ne dici, Marcella? Sono stati bravi, no? Sono stati splendidi tutti quanti, quindi.
Perfetti, abbiamo il tempo per fare una bella discussione. Infatti, allora adesso io, come dicevo all'inizio, se avesse parlato di ceramica medievale o Nouveau, magari avrei potuto commentare molto di più. Avrei qualche commento, però chiaramente voglio sentire voi, voglio sentire anche le persone che stanno seguendo queste storie di stasera. Io adesso vado in ordine di relazione e prego chi ha delle domande di seguire un pochettino l'ordine di relazione, almeno che non ci siano delle domande generali e magari quelli li possiamo mettere proprio alla fine. Il primo intervento di Silvia Beracca sulla ceramica di Al-Andalus. Beh, è l'unico che è chiaramente è partito nel pieno Medioevo, anzi potrei anche dire l'alto Medioevo per giungere un po' verso la fine. Ceramiche che per parte conosco per via dell'amica la Sonia Guitiris-Loret, che molti anni fa ha pubblicato un bellissimo libro, forse il primo sulle ceramiche di quel territorio, però chiaramente dalla sua pubblicazione monografia in poi è cambiato moltissimo. Quello che io mi domando, perché poi avevo anche un po' scherzosamente detto all'inizio che io sono tifo per il mondo bizantino al momento, è una fase nella mia vita, forse perché non mi hanno dato i soldi per tifare sul mondo, per il mondo bizantino, ma in queste interessanti forme ceramiche, prevalentemente islamiche, che io ho visto, che mi sembra che cambino per certi versi anche abbastanza dal repertorio bizantino, che poi in Spagna non conosciamo molto perché poi sono arrivati i Visigoti e salvo per un breve e limitato riconquista giustinianea, tutto il Bisanzio poi è stato estromesso dalla penisola. Però la popolazione spagnola è conosciuta di questi vari momenti di forte dominazione islamica e poi per la Reconquista, di un'eterogeneità delle popolazioni, e questa eterogeneità, stavo leggendo anche un bell'articolo di Simon Davis sulle reperti faunistici, archeozoologici, no? Che forse si comincia adesso a capire l'interrelazione tra le comunità lì in alcune parti comunque della penisola iberica. Se questo studio delle ceramiche vede delle incongruenze o delle forme che in qualche modo possono rispecchiare questa comunità mista più che una formalizzazione legata alla presenza islamica. Mi segue? Segue la domanda? Sì. Beh, per quello che riguarda, io non è che lo vedo proprio eterogeneo, sennò che ci sono delle differenze, per esempio, rispetto anche ad altre zone di Al-Andalus. Sì, ci sono delle cose che sono molto simili, però, per esempio, per quello che riguarda soprattutto l'VIII secolo, continuiamo ad avere, anche se in minoranza, delle forme che sono cioè, di tradizione visigota, che poi piano piano si trasformano. Ovviamente io oggi ho fatto vedere, diciamo, un po' quelle più belle che si vedevano nelle foto, però la trasformazione, diciamo, è tutto lungo l'VIII secolo. Nel senso che non è così, non c'è una rottura completa che uno può dire via il visigoto e arriva l'islamico, no, ma c'è un periodo di interazione, anche se poi già verso la fine dell'VIII secolo si vede un tipo di ceramica soprattutto diversa da quello che è il repertorio della prima metà dell'VIII, ecco. C'è uno Se ci stacco sono. sulla Sicilia, insomma. Sì, che ci siano poi differenze
Possiamo vedere, non ci sono proprio differenze perché per esempio quella dove c'è la brocca, questa qua, diciamo bella che era tutta intera, quella in teoria dovrebbe essere solo un villaggio abitato da gente cristiana, perché le tombe che si sono ritrovate sono tombe di tipo cristiano e ci sono queste anche belle ceramiche pitturate che poi si ritrovano anche nei monasteri come di Arcavica, di Segobriga, perciò sono abbastanza diffuse, diciamo, nella zona del centro peninsulare, sia e le usano, sia diciamo che è più, io penso che sia anche più una moda del momento, nel senso che viene questa diffusione anche in centri che dovrebbero mostrare delle differenze, però in realtà non, materialmente non si vedono. Quelle che le distinguono è il rituale cristiano o il rituale islamico delle sepolture, ecco. Sì, una cosa mi sono sempre domandato, perché uno poi ha le proprie tradizioni alimentari culturali. Ogni tradizione alimentare culturale ha il suo set di ceramiche per la preparazione, magari anche per il modo di il commensale, no? Perché c'è il cucinare e mangiare è anche un rito, tra virgolette. È come l'italiano che va all'estero e ha bisogno della macchinetta del caffè, perché se no non sa come fare il caffè. Allora, se uno è di una certa estrazione, ma trova sul mercato cose di un'altra cultura alimentare, se va in panico o se riesce a adattare delle cose fatte per una specifica cucina, riesce ad adattare per un'altra cucina. Cioè, se delle cose fatte apposta per... Ma lo butto lì scherzando per couscous, poi domani viene usato da uno che non mangia il couscous per fare qualcos'altro. Mi segue? Allora, Sì. anche questo costretto a cambiare vasellame, però mantenendo sempre le proprie tradizioni alimentari e culturali. Ma forse questa è una domanda molto grande, però è un problema che mi sono posto. No, la questione è che per esempio per questo periodo piatti se ne incontrano, cioè non ce ne sono, per esempio, quello che ci sono più che altro delle ciotole, di quello che sì, durante la seconda metà dell'VIII secolo incominciava ad avere ciotole sempre più grandi. Io parto anche dal presupposto che probabilmente molto tanto materiale da tavola, secondo me, era fatto anche in legno, come anche possono essere piatti o bicchieri, perché in determinate zone rurali non ne troviamo per niente. Quindi, come in questo sito della Cavilda, non c'è nemmeno un bicchiere. Perciò io penso che non bevevano così direttamente dalle brocche, se no che qualcosa dovevano sicuramente usare. Quindi Certo. io credo che molto del materiale di questo periodo sia anche deperibile e quindi non lo troviamo e molte volte ce lo dimentichiamo, ecco, Però perché ci può anche essere un maggior mossa verso il mangiare dal piatto comune, no? Io ricordo molti anni fa, quando lavoravo in Libia, di aver cenato con dei berberi. E dovevamo tutti quanti sedere intorno a un unico grande bacino che era per tutti. Io aspettavo il mio piattino, ma non c'è niente da fare. Uno si è preso la roba con le mani e me l'ha dato e detto: questo è tuo, ma è tutto nello stesso piattone, perché era un modo Sì. di saldare le persone insieme. Allora, sai, anche questo poteva portare alla scomparsa di quello che noi vediamo come piatti individuali. Però, no. Sì, comunque durante, come dicevo, verso la fine, ecco, dell'VIII secolo, così ci sono queste ciotole più grandi che cominciano ad arrivare anche lì nella Cavilda, ce n'era una particolarmente grande che è proprio della fase 4, che è enorme, e probabilmente erano questi tipi di piatti comuni che comunque si utilizzavano. Per esempio, in questo periodo si incominciano pure a usare queste casseruole, cioè se ne trovano tantissimo di casseruole per il
cucinare che sono basse rispetto a quelle che erano invece di epoca visigota esse, che erano tutte olle molto alte. Quindi c'è un cambio anche perché ci sono molte più forme di cucinare, come anche l'annafe che riscaldava le vivande, ecco. Quindi ci sono nuove introduzioni di questo tipo che potrebbero far capire che ci sono dei cambi sostanziali nella cucina anche. Spero che lei sperimenta anche in cucina, allora mi sembra utile. Allora, ci sono altre domande per questa relazione molto interessante per la Silvia? Per ora dal web non ne sono arrivate per Silvia, non so se gli altri relatori hanno qualcosa da chiedere. Altrimenti per ora proseguiamo e poi nel caso riprendiamo più tardi con Silvia. Grazie mille. Benissimo. No, grazie a lei. Allora, abbiamo questa relazione sulle ceramiche nella zona di Valencia, di Guillaume Rossello Bordoi. Veramente dovete scusare la mia pronuncia terribilmente inglese in queste cose, però avete capito di chi sto parlando. Una relazione anche molto nutrita, con tantissimi confronti, devo dire, da relitti un po' dappertutto. Io sono rimasto abbastanza colpito perché sicuramente Sauro Gelichi sarebbe stato meno sorpreso di me, perché Sauro queste cose le conosce bene. Però dal numero di relitti con queste ceramiche, e poi avevo segnato questo fatto del 84 documenti tra il 1425 e 1450, che mi sembra un numero veramente sorprendente di documentazione scritta. Allora questo è veramente una cosa piacevole, incredibilmente ricco come documentazione. Però io personalmente non ho delle domande specifiche, però forse qualcuno vorrebbe commentare o No, dire io qualcosa. se posso intervenire, è interessante una cosa perché l'ultimo figulo della bottega di Tugio di Giunta, cioè questo Lazzaro d'Andrea, proprio nell'elenco, nella documentazione raccolta da Spallanzani, risulta un importatore di ceramiche valenziane. Interessante. Sì, nel 57, se non erro, ora non ho dietro. Era una delle cose che avevo visto, non ho dietro il riferimento, ma mi sembra nel 57, Lazzaro d'Andrea. Forse verso la fine di queste importazioni, ma 1457, Valeria? Sì, Sì, sì. Sì, 1450. sì, no, scusate, l'ho dato per scontato. No, l'ho dato per scontato. Ma si vedono delle influenze poi che potrebbe. Ci sono delle cose che andranno viste negli scarti che abbiamo trovato. Ho capito. Non Io so ho se. trovato interessante quest'unione di documentazione per andare ad affinare molto bene la cronologia della fase di iniziale apparizione di queste tipologie ceramiche valenzane, quindi l'Ave Grazia Plena, Ave Maria Grazia Plena, e quindi anche poi tutte le tipologie decorative a circoli e punti che poi si vanno ad unire su questo tipo di cartigli, così come le corone centrali e quant'altro. L'ho trovato interessante perché questo, nell'ambito poi del confronto rispetto ai centri che importano questi materiali, quindi noi li vediamo come centri di ricezione di un'importazione, ci possono dare la misura di quanto fitti fossero i contatti se noi questi oggetti li rinveniamo in effetti in contesti cronologicamente vicini al momento della produzione. In effetti, almeno per ciò che riguarda Pisa, un arrivo già di questi materiali attorno alla metà, seconda metà del 300, diciamo che vuol dire che la circolazione di questi oggetti era già molto ampia, e poi dai relitti
dati, diciamo, che si vede in maniera inequivocabile, diciamo, che arrivano anche su questa parte del Tirreno, la penetrazione forse di questi oggetti verso la Toscana, l'Italia centrale, ecco, questo non so ancora se è stato mai in realtà studiato in maniera tanto specifica. Sui porti è più facile avere un confronto diretto rispetto al trasporto di questa tipologia di merci, ma rispetto alla penetrazione non vorrei ci fosse invece un ritardo ulteriore di questo tipo di ingresso di materiali. Tra l'altro stiamo parlando di due territori che producono entrambi ceramiche di altissima qualità. Allora non è neanche un discorso di concorrenza, di io produco le cose belle, noi vogliamo le cose belle. Cioè sono tutte e due degne di grande. Allora mi chiedo bene quali sono stati i meccanismi di questi movimenti a Toscana e Valencia. Es el momento, ¿me Sì. oyen? Sí, que es el momento en que la cerámica valenciana tiene la máxima difusión, una difusión casi universal, está en todas partes. Sin embargo, es curioso el hecho de que en toda la Liguria no haya ni una sola evidencia de pecio con carga. Conocemos los trabajos de Ricardo Francovic y Saulo Celici sobre las importaciones de cerámica valenciana en la Toscana, Sí. pero a mi modo de ver, pues creo que no son suficientes en comparación con el sur de Francia, con el equipo de Demiens de Chimbaud, que ha logrado encontrar realmente yacimientos con una presencia constante tanto de la serie del Ave María como de la serie de coronas. No sé si es el estado de la investigación o es que realmente es más difícil encontrar una cerámica valenciana en la Toscana que no en Gougier, por ejemplo. Ma il movimento di olio allora, com'era? Perché noi abbiamo zone come la Toscana in quel periodo, come Montelupo, che esporta olio che arriva addirittura in posti come Londra, no? Come Però quindi, questo molto più tardi, siamo già in una ma fase cronologica totalmente diversa. quindicesimo, no? Sì. No, non esiste al quindicesimo. Tardo XV, ma le ceramiche che ci ha mostrato Joseph sono tra il primo e il secondo quarto del 300, l'inizio produttivo, se non sbaglio. Ho capito bene che questa è la cronologia proposta, Joseph, XIV 1425, secolo. 1425. Ah, 1425, allora ho sbagliato Allora, io, scusa. A pesar de que ya tenemos fuentes de 1383 que hablan de la presencia de cerámicas valencianas doradas en Florencia, en Pisa o en Venecia. Sì. Ora, però questo è ancora un momento in cui sì, si trasporta l'olio Montelupino, ma non con quella quantità e qualità che si avrà poi nel 500 e nel 600, come hanno un po' dimostrato gli studi di Hugo Blake negli ultimi anni, che poi ha visto che praticamente tutte le produzioni che arrivavano in Inghilterra erano quelle degli orci famosi, gli orci Montelupini, gli orci Imprunetani, e quindi siamo proprio in una fase cronologica ancora più avanzata rispetto a questa. Invece, rispetto a questi oggetti, questi sono oggetti che sì, in Toscana circolano, forse la serie della corona, quindi con gli stemmi centrali, meno diffusa rispetto a quelle dell'Ave Maria con i circoli e i punti, oppure la foglia di Brionia, che invece ritroviamo diffusissima in contesti anche di medie classi sociali, quindi non in contesti agiatissimi magari. E ricordo che per la Toscana, negli ultimi anni era stata Marta Caroscio un pochettino a avere un po' di attenzione anche su questi materiali, spiegando come anche dalla documentazione d'archivio si vedeva come questi oggetti poi fossero un po' se ne importassero in tante quantità perché erano poi di uso giornaliero, non di uso magari personale.
particolare come magari oggetti alle grottesche, Montelupini o quant'altro, ma se, o cose di altro genere, ma erano oggetti che poi trovavano in certi tipi di mense fiorentine un utilizzo anche di tipo giornaliero. Questo poi dipende sempre da quanto fosse ricca la decorazione al lustro e così via. Però di sicuro poi le influenze sui prodotti Montelupini furono inequivocabili, se si pensa alla foglia di prezzemolo e a tutta un'altra serie di decori che furono poi traslati, se vogliamo così, adattati alle italo-moresche di ambito fiorentino. Ma infatti, Marcella, la produzione toscana non era così tanto di meno, cioè non vedo la necessità, a meno che non ci sia qualche altro movente Beh, il che lustro di sicuro. sì, Il ma. terzo fuoco non si usava in Toscana e non si usava in Italia. Sappiamo che a parte Derute e pochi altri centri che la applicano, il terzo fuoco non era diffuso, quindi quello comunque rendeva questi oggetti abbastanza di appeal. E poi Bastava per mandare navi piene di queste ceramiche in Toscana. sì. Sicura. Poi dobbiamo pensare anche al tipo di distribuzione. Noi vediamo le navi piene dei relitti, ma poi dobbiamo pensare alla distribuzione puntuale di questi oggetti. Quindi dobbiamo anche vedere effettivamente in ogni singolo contesto quante di queste ceramiche poi venivano utilizzate. Quindi qual è la distribuzione puntuale, in ogni singolo contesto, in ogni singolo centro. E non era altissima, comunque è molto più bassa. Io ricordo di aver visto per gli inizi del 400 a Pisa che la percentuale delle importazioni rispetto al prodotto fiorentino, al prodotto valdarnese, al prodotto pisano andava in percentuali del 2% sugli oggetti da mensa. Quindi è Capisco. abbastanza basso ed erano quasi tutte produzioni valenzane, eh? E quindi diciamo che comunque è un oggetto che trova una diffusione capillare, ma in quantità che poi si distribuiscono limitatamente, secondo me. Vabbè, altre domande, altri commenti su questa relazione? Vi mando un commento dal pubblico. Elisa Messina che ci chiede come leggere i rapporti tra Alfonso d'Aragona e la manifattura Mises Valenzana alla metà del XV secolo, pensando agli interventi documentati a Castel del Novo a Napoli. Questo Sí, lascerei la bueno, risposta. la mejor documentación que contamos precisamente sobre esa época es sobre encargos directos que hace el rey Alfonso de Aragón para el castillo Castelnuovo de Nápoles, pero es básicamente de azulejos. Es decir, que toda la documentación es básicamente de pavimentos y no tanto, digamos, de cerámicas, lozas azules y doradas. Al menos han trascendido más pavimentos también decorados en azul y en dorado, pero no hemos querido tocar para nada el tema de pavimentos, lo hemos dejado aparte porque tampoco la tabla de la Santa Cena de Solsona, en este caso, presenta un pavimento de Manises como es muy habitual en la mayoría de tablas valencianas. Grazie. Tra l'altro Elisa aggiunge anche un altro commento. Dice: a tale proposito è interessante rilevare che nella pittura di Colantonio, nel dipinto di San Francesco, consegna la regola a Capodimonte, vediamo rappresentati pavimenti decorati ad azulejos. Quindi è molto interessante. Efectivamente, sì, efectivamente, pero tanto el tema de los azulejos en época de Alfonso Magnánimo como la grandísima importación de azulejos de Gandía y de Valencia por parte del Papa Alejandro VI para el Vaticano y el Castell de Sant'Angelo es un tema que lo hemos dejado aparte porque es otra cuestión. Y desafortunadamente, pues la tabla de Solsona no presenta un pavimento porque no llega a presentar el nivel de pavimento de lo que sería el banquete. Grazie. Va Sobre el tema bene. de, so, sí, sobre el tema de pavimento, de los pavimentos que están actualmente en el Vaticano, que fueron importados desde Gandía, hace 15 años se encontró el horno en Gandía,
y tenemos en Gandía, aún pendientes en parte de publicación, todos los azulejos en mal estado de conservación, defectos de cocción, precisamente que se pusieron luego en las estancias vaticanas de Alejandro VI. Interessante. Va bene. Vabbè, poi possiamo sempre ritornare. Allora, la prossima relazione è Nathaniel Kutajar e Christian Missoud. Christian Missoud sta lì accanto a te, Nathaniel. Yes, he's next to me. Well, I can do this in English then. I can speak my language. No, va bene in italiano, if you like. Temo di scordare l'inglese, parlo sempre l'italiano. No, comunque io ho trovato anche questa una relazione, ma tutti interessanti. Quello che mi ha colpito in particolare, ma è anche un po' una lezione forse, è quello del poter fare un lavoro così in dettaglio sui contesti, perché era un sito piuttosto grande. Allora è un ottimo esempio anche di archeologia urbana, cioè di quello di poter spaziare, non avere un singolo contesto dove si è trovato qualcosa di interessante, ma avere un contesto di proprietà che sono divisi, che vengono messi assieme, poi ridivisi, i materiali che vengono di uno, poi parte l'altro. Questo è una cosa che si può fare quando uno ha un cantiere così grande. Temo che rischieremo di perdere con i soliti interventi urbani, perché magari si scava un'area e poi 20 anni dopo si scava l'area a fianco e si perdono i nessi, mentre un'operazione così contemporanea in un momento ha estremo valore per far vedere il movimento di reperti, di beni attraverso, e questo mi è piaciuto molto, devo dire. E mi pare che anche questo lavoro, in questo caso, questo specifico lavoro di team, ha servito a questo tipo di interpretazione che pochi di noi riusciremo mai a poter fare. Siamo stati anche fortunati perché molti degli individui erano cavalieri coinvolti, erano della lingua d'Italia e i registri della lingua d'Italia sono relativamente ben conservati, mentre i registri delle altre lingue sono o interamente persi o molto sparsi. Allora ci vuole un po' di fortuna di poter trovare, poter seguire gli affitti e così via tramite i registri della lingua italiana. Altre case per Valletta, per esempio, non sarebbe così semplice, o forse neanche possibile, non in questo dettaglio. Siamo fortunati. In parte sì, c'è anche abilità, ovviamente. No, scherzo. L'altro handicap era che era un contesto su cui non avevamo i soliti controlli, non avevamo la stratigrafia di questo pozzo nero, non c'era assolutamente, era probabilmente abbiamo 10% del totale in mano di quello che fu. Perché mancano completamente le pignatte, mancano le grezze, c'era il vetro. Dunque noi partiamo severamente handicappati nella ricostruzione. Era necessario, l'unico modo era di ampliare il raggio, la gamma del dato. Però è interessante metodologicamente, perché questa idea di lavorare di lato e aprire il dato e la ricerca, perché spesso quando hai un dato scritto è un dato archeologico ed è, abbiamo spesso, no, l'intuizione che questa scodella, per parlare dell'esempio delle scodelle di Bologna, per esempio,
di stamattina. Abbiamo una situazione simile. Nel 1650 c'è un atto notarile a Malta che menziona Piatti Kairwani, di Kairwan, del centro della Tunisia. Sì. E noi abbiamo piatti tunisini Ah. con l'impasto del centro Tunisia nei depositi di Malta. Però posso essere certo che il notaro del 1650 parla esattamente di quei piatti, o magari era una sottoproduzione più di lusso che non è ancora uscita nell'archeologia. Quando si fa il salto da un dato scritto a un dato archeologico, c'è sempre il margine di dubbio, no? Che deve chiudere gli occhi e dire è lei, ma no, con un po' di dubbio. Allora, ampliando, usando un metodo prosopografico, che si può dire, lavorando intorno al dato, alle volte si può modellare, esce molto più chiaramente l'interpretazione, poi, come leggere il dato, forse. Ogni disciplina ha i suoi problemi di interpretazione, però detto questo mi fa piacere vedere che voi, come anche nel caso di Bettina e d'Aquino, abbiamo l'archeologo che lavora con l'architetto, l'architetto che lavora con l'archeologo, che porta ai grandi frutti e fino a pochi anni fa non sembrava così facile perché c'erano visioni talmente diverse delle discipline che non c'era un feeling, un modo di lavorare per un comune obiettivo, ma strade diverse. E mi sa che queste si stanno restringendo. Questo mi fa molto piacere. Non è sempre così, però È abbastanza innovativo per noi lavorare così, ma infatti. dà i frutti, sì. Chris è anche archeologo, devo dire, allora facilita. Io Perfetto. studio più la storia della città. Sì. I corci li lascio a lui, ma discutiamo di continuo, così vengono fuori dei parallelismi incredibili che io vedo nell'architettura, che lui vede nei corci. Molte volte le discussioni portano anche ad andare a cercare cose nuove pure negli archivi. Per esempio, una certa modificazione strutturale che prima si pensava finiva 1590, sappiamo che i corci continuavano almeno per un'altra trentina d'anni, così ampliando il periodo si è cominciato pure a cogliere queste descrizioni, che poi anche si capisce come cambiano le descrizioni della struttura stessa. Sì. Quello ti dà anche più profondità per capire non soltanto il coccio come funziona o la struttura, ma pure la società come sta pensando. E quello mi sa che deve essere anche più centrale di tutti gli studi. Ma questo io sono totalmente d'accordo con voi, però questo vuol dire anche una umiltà da parte di tutti gli specialisti, e finora non abbiamo avuto grandi casi di questa umiltà, ma più una chiusura verso l'altro. Allora è importante questo, mi sembra il modo corretto di procedere, e fa piacere vederlo. Grazie. Complimenti. Sì, si procede con l'esempio, poi speriamo. Sì. Io approfitto per mandare anche i complimenti del professor Milanese, che a parte fare i complimenti a tutti i relatori, fa una considerazione importante proprio per i colleghi di Malta e dice: trovo molto interessante l'intervento sulla Valletta anche come caso di studio e di metodologia sui processi formativi, antropologici e stratigrafici, di smaltimento dei corredi ceramici e domestici più in generale in occasione dei passaggi di proprietà. Un caso importante anche perché esiste una ricca documentazione archivistica
nonostante si tratti di vecchi ritrovamenti. Mi sembra che il messaggio sia tagliato, purtroppo non ce l'ho fatta vedere tutto. Una selezione qualitativa di ciò che è stato conservato e ciò che è. E purtroppo dopo un tot di righe non ce lo fa vedere. Lo schermo però dice che sarebbe stato interessante poter verificare la presenza in questi contesti di forme invetriate per la cottura prodotte a Patti, in provincia di Messina, in Sicilia, commerciate al di fuori della Sicilia in grandi quantitativi dall'inizio del XVIII secolo, che sono ben documentate nel Mediterraneo occidentale a Malta stessa. Purtroppo penso che in questo caso, come ci hanno detto i colleghi, mancando proprio tutto il materiale per la cucina, questo sia una grande perdita, perché non ci consente di avere una finestra anche su... Da questo contesto, ma ci sono altri contesti. Ci sono contesti più recenti, scavati più recentemente, però, ovviamente in cui c'è un'ampia presenza. Vuol dire che Marco ci sta seguendo, e io non lo vedo, ma sta lì Marco da qualche parte. Sì, sì, ci ha seguito anche tutta la mattina, è intervenuto anche la mattina. Non lo vedo, fatti vivo, niente. che non può entrare nel nostro backstage. Ah, ho capito. Però se vuole, sa che mi può contattare, possiamo provare ad ospitarlo anche questo pomeriggio. Comunque i suoi commenti sono sempre preziosi. Volevo, comunque lo saluto, ciao Marco. E poi allora passiamo mi ha mandato, non so se avete visto, Monica ci ha dovuto lasciare come ci aveva anticipato, perché ha una riunione al museo di Montopoli Valdarno, quindi non è più connessa con noi, ma mi aveva lasciato un messaggio vocale. Ora proverò ad ascoltarlo e magari poi dopo ve lo riporto, se volete continuare nel frattempo provo a sentire questo messaggio. Adesso tocco a Lester Lona che ha fatto un intervento molto chiaro sulle produzioni e diffusione interessante di queste ceramiche maioliche compendiarie abruzzese e tardo compendiario. E vedo anche lì, quello diceva, una grande penetrazione del mercato napoletano, chiaramente molto, molto meno per i siti satellitari di Napoli, però Napoli sembra che veramente sia stata una cosa molto molto forte, ma l'Abruzzo comunque ha avuto sempre un grande impatto su Napoli, almeno in tempi post medievali. Io mi ricordo anche, io ho vissuto 10 anni a Napoli, i cosiddetti pastori abruzzesi che scendevano, ma non soltanto con i loro animali, ma tutti i prodotti possibili, immaginabili, che venivano da zone veramente lontane. E mi chiedo anche se in questi meccanismi potevano entrare pure le ceramiche, o in altri meccanismi. Mi hai seguito? Grazie professore, sicuramente... Sì, mi sente? Sì. Sento tutto. Forse c'è un breve ritardo. Sicuramente i contatti tra l'Abruzzo, il Molise e le aree interne della Campania. Purtroppo Lester, se posso, c'è un problema col suo microfono, mi sa. Sì, temo che forse la connessione di Lester gli provochi un leggero ritardo, e ora lo sta sparendo. Non ti vediamo più, Lester? Si è bloccato. No. Peccato, ha fatto un bel intervento. Vediamo un attimino se si riconnette, proviamo a recuperarlo tra un attimo. Nel frattempo posso provare a riportarvi la domanda che mi ha lasciato la Monica Baldassarri, sempre per i colleghi di Malta, così prendiamo un po' di tempo per far rientrare Lester in connessione. C'è una cosa per i maltesi. Sì,
quindi riporto. Allora, Monica chiede a Nathaniel e Christian se le caprona che era che loro hanno citato potrebbe essere da caprona, perché esiste una famiglia da caprona che è un centro proprio qui nella provincia di Pisa, molto vicino a Pisa, e quindi possa essere una lettura un po' così semplificata. Dall'altro punto di vista, invece, sebbene lei ritenga suggestivo che il pozzo di scarico, il bottino che loro hanno, di cui hanno mostrato i materiali, possa essere stato riempito totalmente assieme alla fine del Settecento, forse lei propenderebbe, viste le cronologie diverse dei nuclei di ceramiche che ci hanno mostrato, per diversi momenti di cambi di proprietà che in questo momento la stratigrafia mancante non ci permette di leggere. E a tal proposito, in effetti mi ricorda uno studio di uno scavo che abbiamo fatto assieme, di cui proprio io ho studiato con Giuseppe Clemente i materiali, che è una cantina interrata qui a Pisa, dove abbiamo trovato due fasi anche molto vicine cronologicamente di riempimento di questa cantina, con elementi che effettivamente sembrano essere due diversi campi di proprietà in cui si disfà di materiale dei precedenti proprietari e li si butta in questa cantina dove c'era risalita dell'umidità e si usa un pochettino per colmare, ecco, questa falda qui che era in risalita. Lì si, naturalmente la stratigrafia, aver trovato stratigraficamente il contesto ci aiuta a definirlo totalmente, perché poi abbiamo recuperato, sebbene non scavato nel suo totale, abbiamo recuperato comunque tutto il recuperabile stratigraficamente, abbiamo ceramica da mensa, da distensa, vasellame da cucina, oggetti di ogni tipo per la vita quotidiana, però si vedono proprio molto bene questi due stacchi cronologici, anche a 50 anni l'uno dall'altro, che ci hanno fatto ipotizzare, insieme a un po' di dati sul fabbricato, questi due momenti di cambi di proprietà. Per Fra Battista la Caprona, esattamente non sappiamo di dov'era. C'è per i cavalieri italiani della lingua d'Italia abbastanza completo, c'è il ruolo generale del pozzo, che praticamente ci dà tutti i nomi dei cavalieri, quando sono diventati cavalieri dell'ordine di Malta. Per dire la verità, non l'abbiamo referenziato con il ruolo, perché non si è visto l'importanza di capire da dove veniva, ma sì, possibilmente poteva essere la Caprona. È abbastanza un nome strano, diciamo così. È una ricerca che dobbiamo fare. È ancora un work in progress per molti. La documentazione è molto ampia. Però abbiamo in mano già abbastanza per stabilire un po' di dati chiari, secondo me chiari, per rispondere alla seconda parte, che non posso escludere che alcuni dei materiali, anche molti magari, dei materiali recuperati nel 65 venivano da quella casa. Solo i piatti di Falco sono, non mi ricordo il numero, erano almeno 13 piatti, 13. Con molti altri piatti che sembrerebbero interi al momento di essere buttati, perché sono tantissimi joints, collegamenti. Quei piatti, quel servizio non poteva essere in quella casa prima del 1782. Al più, a Diarias, al più, no, forse dopo quella data, ma sicuramente non prima,
perché erano di due proprietà completamente ermeticamente diverse, sia dal punto di vista della proprietà, ma anche è uno spazio sotterraneo, non è un campo aperto in cui magari butti i materiali o uno scantinato abbandonato. Valletta è intensamente occupata dall'inizio. L'idea e gli affitti erano uno dei grandi pilastri economici della città. Dunque ogni scantinato, ogni buco era massimizzato ai fini di creare nuove rendite. Questo esce molto chiaro dai registri della lingua d'Italia e non solo. Dunque per questi piatti sicuramente escludo che possano essere stati buttati. E quello era il mio primo pensiero. Pensavo questo è una cavità che l'auberge sta usando man mano che è un butto middle, no? Un butto domestico. Mm-hmm. Però poi non sembra comportarsi così, per dire la verità, perché chi butta via un intero servizio di piatti, poi sapendo la data, diventa... Certo non sa... E questo è il salto dal scritto al dato materiale, però è innegabile che prima del 1782 quel servizio particolare non poteva essere rimosso e buttato nella cantina. E non è l'unico caso, ho forse molto troppo velocemente accennato al Palazzo dell'Inquisitore, mm-hmm. a Birgu, che è una città dall'altro lato del porto di Valletta, in cui c'è una cisterna che nel Settecento è trasformata in un pozzo nero. Ci sono i livelli d'uso e poi a un certo punto dopo, ma sembra nei primi dell'Ottocento, perché ci sono le prime creamware di Wedgwood, dunque con dei materiali britannici che al più presto non potrebbero essere prima del 1790 più o meno, sono riempiti, è una fissa di riempire tutti. C'è un'evoluzione nel sistema del smaltimento dei rifiuti urbani e le vecchie pozze vengono riempite man mano nell'Ottocento, perché c'è anche la cura della malaria e così via. E dentro questo riempimento, che potrebbe essere 1830 o circa qualcosa così, ci sono le porcellane del Ginori del Settecento o anche altre porcellane più antiche, che sono sicuramente dell'inquisitore. Ho citato l'inventario che dice che c'era il guardaroba per le porcellane nell'appartamento dell'inquisitore. Dunque, sappiamo che ogni nuovo inquisitore riceveva un regalo di porcellane dal Gran Maestro. Cioè, l'ho citato nell'ultima slide, cioè, per questo il solito regalo di porcellane, cineserie, così è, perché è dovuto, eh? Arriva l'inquisitore, se le deve fare amico e si fa trovare subito le porcellane cinesi, che poi abbiamo trovato anche le tracce del porcellane Ming del primo 600, insomma, questa è l'archeologia del regalo, no? Il regalo aristocratico di cui parla Moss, e i banchetti sono un'altra forma di questa, certo, formazione dei gruppi di potere. Ma secondo me è inevitabile pensare che una parte, se non tutto il corredo è buttato in un momento tardi, molto tardi. Certo, se fosse da solo avrei dei dubbi, però
abbiamo costruito intorno a tutti questi altri dati che sono una scaffalatura e lì allora mi sento più sicuro di dirlo. C'è l'esempio di Lucca che ha dato gli stessi piatti araldici del 1630 buttati con le tache noire e le pentole dell'Ottocento, insomma, pubblicato da Ciampolsini. Secondo me una volta che cominciamo a cercarli esce che le ceramiche fini di lusso di un'epoca tendono a essere buttate nell'epoca seguente o di due epoche seguenti, e che è un modello tofonomico che dobbiamo, magari anche per il Medioevo, questo vale, ha delle ripercussioni sulla datazione dei contesti. Se sono multipli i piatti e sembra che sono buttati interi, rotti, lì comincerei a dubitare sulla data se è un evento posteriore. Grazie. Allora, abbiamo recuperato Lester. Andiamo a Lester che stava sì. Per parlare, poi... Sì, mi recupero insomma la sua domanda, professore. Quindi, come le dicevo, insieme ai materiali ceramici dalle zone quindi abruzzesi, appenniniche, giungevano sicuramente anche altre categorie di manufatti e sicuramente materie prime per lavorare i tessuti che giungevano in questi comparti territoriali. Quindi sicuramente c'era un flusso di merci e di materie prime tra... diciamo tra le due sponde dell'Appennino e che giustamente finivano anche nei centri costieri, nei centri di smercio, ma c'era anche il percorso inverso, ovvero da Napoli anche i materiali percorrevano la via inversa. Infatti, per quanto riguarda pure il contesto di Cerreto, per fasi poco più antiche o comunque precedenti, rinveniamo materiale ceramico comunque di produzione napoletana o comunque della costa campana, quindi c'è questo scambio continuo tra costa Appennino e la costa adriatica. E io so che sono vari meccanismi di scambio chiaramente vigenti, le fiere e così via, però mi chiedo quanto proprio le vie delle transumanze potevano avere avuto un influsso su questa diffusione. Per questi contesti appenninici del ad esempio del Beneventano, ma immagino anche di delle altre aree dell'Appennino, i percorsi da transumanza sono fondamentali, perché comunque vengono percorsi dagli armenti, insomma, cioè non solo dagli armenti, ma anche da flussi di altre merci. Quindi per quanto riguarda questi contesti, i valichi appenninici, ma soprattutto i percorsi di transumanza, sono molto importanti. In effetti questi settori sono lambiti dai grossi tratturi che mettono in comunicazione l'Abruzzo con il Tavoliere o comunque l'area pugliese. Sì, sì. Grazie. Domande? Altre domande? Commenti? Se posso, io avevo un'osservazione che è una domanda in realtà, perché mi sembra che questa influenza degli artigiani castellani in Campania forse non sia ancora ben perimetrata, me lo confermi Lester? Cioè sì, forse sì, restano ancora... restano ancora un po' di dubbi sia su quali fossero poi le fornaci che poi producono queste cose di influenza castellana, quali non mi sembra non ci siano scarti di produzione ancora, a parte quei due oggetti finiti, scarti d'uso che ci ha fatto vedere, e quindi forse è un problema ancora da quantificare rispetto insomma a qualcosa che è come nell'aria, ma nella pratica si stringe ancora poco, giusto? Giusto, giusto, sì, purtroppo le evidenze materiali, come dicevi giustamente tu, scarti di fornace o impianti produttivi con materiali del genere, non ne abbiamo rinvenuti e non ne sono a conoscenza, insomma, almeno per le aree interne. Non credo neanche per l'area salernitana, dove le fonti documentarie sono più copiose, insomma, quindi... sappiamo sicuramente che in area salernitana questi ceramisti castellani arrivarono e collaborarono con le manifatture locali, però anche in quel caso non credo ci siano ancora carti di fornace, comunque materiali che ci possano far ipotizzare a queste produzioni locali di
artigiani abruzzesi o comunque di artigiani campani che emulano queste produzioni. Approfitto per mandare anche un sovraimpressione un'altra domanda di Elisa Messina, che ci dice: sulle vie della ceramica nell'entroterra ha avuto un ruolo cruciale Ascoli Piceno. Come nei suoi studi ha affrontato le relazioni Castelli-Ascoli Piceno? Allora, io in particolare non mi sono occupato di queste relazioni, diciamo, oltre la Campania, però dagli studi di Diego Troiano e Van Verrocchio sono state messe insomma in luce questi rapporti tra l'Abruzzo e le Marche. In effetti ad Ascoli Piceno sono conservati diciamo in collezioni museali o comunque in collezioni private numerosi manufatti di Castelli, e sicuramente questi prodotti circolavano, non, come dicevo, non solo via terra ma anche via mare attraverso i porti della costa teramana, che giungevano sicuramente ad Ancona o comunque a porti diciamo della costa marchigiana, e poi venivano smistati in luoghi di serie di fiere come Senigallia, insomma. Quindi sicuramente i rapporti tra l'Abruzzo e le Marche erano molto stretti. Va bene. Beh, allora, grazie. Passiamo a Riccardo Viganò. Che onestamente io non ho delle domande specifiche, perché lo seguo così tanto quello che sta facendo, lo vedo abbastanza spesso e produce molto, però volevo dire che quello che lui scrive, che riguarda non solo ma molto la città di Nardò, è tutto relativamente nuovo, perché quando io sono arrivato a studiare il Medioevo in questo territorio, Nardò, sì, si sapeva che esisteva Nardò, però non si sospettava di questa l'importanza della produzione post-medievale, e penso domani Riccardo ci farà conoscere anche una produzione medievale. Vedi, già sta dicendo di sì. Allora, non è una domanda o forse è una domanda, perché io vorrei sapere quando l'amministrazione comunale a Nardò deciderà di aprire un museo su Nardò e sulle sue produzioni ceramiche, perché non è possibile che un centro che era sconosciuto, ma che adesso si sta rivelando di aver avuto una importanza sostanziale, non venga in qualche modo valorizzato al di fuori dei suoi articoli di Riccardo. Questo è Riccardo. Forse conosco già la risposta, non so se gli altri lo conoscono, ma... Forse, mio caro professore, vorrebbe porre queste domande altrove, non a me. Conosco già la risposta. Però io vorrei, e forse storie delle ceramiche, ma anche altre sedi, come FACTA, tanto Marco Milanese ci sta seguendo nelle quinte, che riescono a vedere questo sviluppo dell'importanza di Nardò, in qualche modo possono far capire anche agli interlocutori l'importanza della storia della città di Nardò. Sì, comunque Nardò è una città molto attiva sotto l'aspetto culturale in questi ultimi tempi, lei lo sa, professore. Sì, per quanto riguarda la storia della ceramica, viene derubricata a essere una cosa meno importante. Sì, Nardò adesso ha anche un museo dell'archeologia subacquea, anche se Nardò non è sul mare, però questo è un dettaglio. Comunque, in realtà aveva due porti abbastanza importanti, però sì. Sì, lo so, però avrei voluto vedere qualcosa in Nardò stesso. Ci sono delle domande specifiche per Riccardo? Io ho sempre una domanda anch'io per Riccardo, rispetto a quello che ci aveva fatto vedere per l'ultima cena di veglia nel refettorio di Santa Maria della Favana. Mi chiedevo se invece per quello che riguardava il bacino centrale, quello con la pietanza posta proprio all'interno, visto un po' il colore più azzurrognolo della resa grafica dell'oggetto, si potesse
piuttosto pensare a un oggetto in metallo piuttosto che a un oggetto in ceramica, vista anche la similitudine della resa grafica del colore rispetto agli, ai coltelli, ad esempio. Ma questo un po' proprio perché è molto diverso da poi come sono dettagliati i boccali e gli altri elementi posti sulla tavola. In realtà lì la pittura non è molto chiara, però io tendo a proporre, perché ci sono degli esemplari di ceramica di bacini smaltati sia bianchi che con decoro zoografico, da caccia, insomma, zoologico, del maestro del coniglio in fuga, che se come forma e come decoro, insomma, sono uguali, insomma, come smalti sono uguali. Per cui anche io ho forti dubbi, potrebbe essere una cosa, potrebbe essere anche un'altra. Io allaccio a quello che diceva Marcella, probabilmente dirò una cosa molto stupida, però non mi importa. Sono per forza i due piatti rovesciati per protezione termica o possono essere anche per protezione contro le mosche? L'importante è che non siano dischi volanti, professore. Questo no. Allora potrebbe anche... Lei lo sa a cosa mi riferisco. Sì, lo so bene. Potrebbe essere una protezione contro le mosche. Cioè, anche proteggere il cibo in genere, non necessariamente... Sì, a protezione del cibo, protezione termica o protezione del cibo, sì. D'altronde è una cosa comune a tutti noi ragazzi quando tornavamo da scuola, che la mamma ci lasciava il coperchio, il piatto rovesciato sull'altro piatto, insomma, sul contenuto. Ma per proteggere contro le mosche. Perché dipende dal periodo, professore. Se d'estate per le mosche, se d'inverno per il caldo. Se aspetti la merenda, il cibo è freddo. No, non si preoccupi, se vede la stanza la merenda non aspetta. Allora, passiamo a Valeria d'Aquino. Quella bella relazione sul centro produttivo, più che sulle ceramiche, proprio il centro produttivo di Tullio Di Giunta della famiglia, che vorrei vedere più esempi onestamente scavati e analizzati in questo modo. Grazie. Prego. Come sa Marcella, io sono un'imbucata a un matrimonio, nel senso che io sono una classicista che ha avuto l'avventura di imbattersi in questo contesto straordinario e mi sono appassionata e peraltro ho deciso che non poteva restare una cosa che sapevo solo io, perché sennò sarebbe stato inutile anche scavarlo. Per cui io mi avventuro, nel senso, voi potete farmi tutte le domande che volete sul contesto di questo Tullio Di Giunta e famiglia, sono praticamente un congiunto, però ecco, se andate su domande, su raffronti con altre produzioni, vediamo, non garantisco, professore, la qualità della risposta. Quindi... Allora, Valeria, se posso, anch'io certo. La risposta. Allora, sono la dimostrazione che finché c'è vita c'è speranza. Senta, io sono uno dei pochi colleghi che ritiene che i medievisti abbiano una certa utilità. Quindi io vi voglio bene, ma non siamo tutti così. Grazie. Adesso ti devi iscrivere alla SAMI. Oh, mi iscrivo assolutamente nei prossimi giorni. Però ecco, no, ora a parte gli scherzi, io credo che sia un contesto che io cerco di buttare fuori pezzo per pezzo. Marcella lo sa, mi propongo a tutte le sue gli eventi che organizza. Sono andata anche ai convegni organizzati la dottoressa Lavagna dal Bissola, quindi io provo a buttare fuori dati che sono veramente tanti, professore, e io credo che siano veramente importanti, e gli specialisti come voi non possono, ho questa presunzione, rimanerne all'oscuro. Ecco, soprattutto chi poi si occupa di maiolica prodotta in Toscana. Io credo che se non si pubblica o non si divulga è inutile scavare. Possiamo anche cambiare lavoro, ecco. Quindi, nel senso, io naturalmente, se volete farmi qualsiasi domanda sul contesto, sono qui. Potevo intervenire sull'aspetto delle vie di transumanza, perché naturalmente sono vie antichissime e preromane, e questo lo so benissimo.
però quando poi andate su questioni più complesse legate a discorsi specialistici, appunto non garantisco di saper rispondere, lo dico sinceramente. Allaccio anche quello che dicevi, perché lo scavo senza pubblicazione e l'autorizzazione ufficiale a distruggere. Certo, certo, assolutamente, ne sono convinta. Questa è l'importanza, un importante punto della coscienza che dovrebbero avere tutti gli archeologi, ma che purtroppo non ce l'hanno, perché è bello scavare, però ci vuole la coscienza di quello che uno fa. Allora, ci sono delle domande non troppo complicate. Non troppo medievali, non troppo... Io in realtà ho una curiosità, posso? Certo, certo, Marcello. Ma l'ambiente interrato che ci hai mostrato, che è molto interessante sia nella disposizione topografica che poi nella composizione poi delle murature e degli elementi architettonici, ci hai fatto vedere quelle che sembrerebbero due botti per il vino. Quindi... Sono due tini. Ma di sicuro, certo, certo. Come sono due si compone tini? Questa cosa nella bottega di tu? Cioè, io credo che normalmente fosse legato a un consumo di vino che naturalmente poteva esserci. Peraltro la bottega di Tugio negli anni 30 e 40 si parlava anche di guadagni fra orciolai, mi sembra che a un certo punto ci fosse la discussione su chi guadagnasse di più, il produttore di mattoni, il produttore di ceramica. Giunta dichiara agli ufficiali del catasto un patrimonio di tutto rispetto. Ha diverse case nel popolo di San Piero Gattolino, ha diverse case ancora a Baccereto, ha delle proprietà a Baccereto, ha ereditato proprietà dalla moglie, quindi è uno che ci ha saputo fare. Sicuramente questa situazione così florida è anche legata ai rapporti che ha stretto appunto già il padre agli inizi del 400 con l'ospedale di Santa Maria Nuova, di cui l'officina è praticamente fornitore ufficiale fino a quando non arriva la produzione montelupina. Quindi quelle sono botti per la conservazione del vino. Io non ho messo dei dettagli, però ecco, ti posso appunto mandare delle foto in cui si vede che sul fondo c'è un foro passante con un beccuccio all'esterno in cui ci doveva essere una sorta di rubinetto, e c'è l'incasso per il mezzule. Il mezzule è quella specie di chiusura che poi viene aperta per estrarre la feccia dell'uva, oppure quando la botte è secca il tartaro. E questi sono ingredienti che Piccol Passo inserisce proprio fondamentali per la produzione del marzacotto o della fritta, oppure come fondenti per il marzacotto o della fritta, oppure anche come ingredienti per la preparazione dei rivestimenti. È tartrato di potassio, abbassa la temperatura di fusione quando prepari i rivestimenti vetrosi. Ora, naturalmente questa è un'ipotesi, certo ci conforta il fatto che nell'immagine del Piccol Passo, accanto alla fornacetta a riverbero, ci sia quel signore di scinto, come hai visto, che risale con le fascine da un luogo interrato. E su questo nessuna discussione, cioè, direi che è anche una cosa tranquillamente accettabile, cioè proprio rispetto alla pratica della bottega. Quello che mi chiedevo è se quindi ritenete che le botti siano contestuali, perché questa tipologia di botte, così come l'hai descritta, è qualcosa forse di un po'... È una tipologia che, per cui non ho trovato riscontro, perché anche nelle fonti iconografiche è sempre lignea. Ricordo di aver consultato a suo tempo un professore esperto di storia del vino, di cui però colpevolmente non ricordo il nome. L'avevo contattato via mail, mi aveva detto che non aveva mai visto niente del genere, però io nelle pavimentazioni non trovo tagli. E soprattutto ho un riempimento della cantina molto coerente. Mm-hmm. Cioè il riempimento da nelle parti inferiori sono riempimenti legati agli smaltimenti della fornace, nella parte superiore sono scarti d'uso che non vanno oltre la fine del 500, ed è quella ceramica. Io vi ho messo un piatto, ma sono decine.
decine e decine di frammenti di produzione montelupina che sono certamente legati al vicino ospedale dello Spirito Santo che viene fondato agli inizi del Cinquecento. Quindi io ho il dato stratigrafico, quei tini non possono essere stati costruiti dopo, perché io so quando la cantina è stata tappata. Certo. E quindi mi devo affidare al dato stratigrafico. Certo, ho trovato, a suo tempo quando studiai la questione, trovai dei trattati ottocenteschi che parlavano di tini in muratura, però solo per scoraggiarne l'uso, perché dicevano no, ma viene un vino fatto male, che sa di aceto. È tutta una trattatistica. Che sa di aceto. Ora, io può darsi che sia semplicemente una lacuna nelle nostre conoscenze. Certo, io mi devo affidare al dato di scavo, al dato stratigrafico. Io non ho tagli assolutamente o modifiche nella pavimentazione a Basoli. Ho tutto, diciamo, coerente. Quello che posso immaginare, anzi lo dice in realtà Battini a proposito della copertura, è che ci siano state delle porzioni aggiunte, ma sempre contestualmente alla fase in cui la fornace era in uso, perché lui dice che questa volta è mistilinea, come se ci fossero state delle porzioni nel tempo modificate, le sta analizzando, però io la non questione ho elementi. Del vino vicino ad un ambiente del caldo come si compone? Beh, cioè, non è caldo quello, Però quella è una cantina che è alta, te lo dico subito, è stata valutata a un'altezza di 2,20 m. La fornace è abbastanza lontana, anzi siamo nell'angolo opposto della fornace. Ah, okay. Ed è una cantina inserita nel banco argilloso naturale, quindi è fresco. Ecco perché io ipotizzo che nei mesi invernali quel setto che ho trovato, murale o di separazione, potesse servire anche per la fase di essiccazione, perché sempre il piccolo passo dice attenzione, l'acqua nel prodotto crudo non deve ghiacciare, quindi quantomeno meglio metterlo sotto, che c'è un po' di umidità ma non è freddo. Chiaramente Marcella, noi si va un po' a ipotesi, non ho trovato confronti, perché diciamola tutta, un contesto così completo, almeno per il periodo, questo periodo qui, non è mai stato individuato. Sono su Montelupo, ma non ci sono cose del genere. Sono impianti tardi, quindi sì, possono servire sempre come un po' come riferimento, ma sono tardi. Mm-hmm. Grazie. Prego. Va bene, non so Marcella se ci sono altre domande o osservazioni, perché vedo che la discussione è andata avanti parecchio, è stata anche molto interessante e divertente. Sì, sì, sì. No, dal pubblico non ci sono altri stimoli in questo momento, sicché se non abbiamo altre domande tra di noi potremmo provare ad andare a concludere il nostro pomeriggio. Che ne dite? È stato un altro successo di storia delle ceramiche. Grazie. Grazie mille. Allora vado a concludere con delle brevissime conclusioni, visto che ormai si è fatta una certa ora, come si dice. Allora, prima di tutto riporto i ringraziamenti di Gabriella Garzella, che quindi questo pomeriggio per impegni con la Società Storica Pisana non è potuta essere qui con noi, e Monica Baldassarri, che per impegni col Museo di Montopoli è dovuta andare via anzitempo, seppure ci ha lasciato un breve intervento che ho riportato io stessa. Ringrazio il professor Paul Arthur, che anche quest'anno è stato dei nostri e che quindi ha accettato di essere coinvolto in questo pomeriggio di chiacchierata insieme a voi relatori. Ringrazio voi relatori, perché un po' da tutto il Mediterraneo ci avete portato le vostre esperienze, le vostre ricerche, che vi siete messi anche a nostra disposizione, quindi grazie veramente. Ringrazio ancora i relatori della mattina che hanno fatto lo stesso, Katia Renzi Rizzo, le autorità che hanno portato i loro saluti, il pubblico che ci ha seguito e è intervenuto sia questa mattina e questo pomeriggio.
gli enti che patrocinano, le persone che stanno donando dei contributi perché questo progetto possa andare avanti e possa permettere ai ricercatori di continuare a pubblicare le loro ricerche gratuitamente. Come ogni anno vi ricordo che noi non chiediamo ai nostri relatori una quota di iscrizione per questa giornata di studi, noi ci basiamo solamente su delle donazioni volontarie che possono essere fatte attraverso una campagna di raccolta fondi che in questo momento è ospitata sulla piattaforma Produzioni dal Basso, quindi vi ricordo che è su questo, su questa forma di collaborazione di volontà di libera ricerca che cerca di seguire in questo senso un po' lo spirito degli insegnamenti di Graziella Berti, che noi stiamo un po' andando avanti per costruire un po' questa crescita di questo progetto che ogni anno ci rilascia qualche piccola emozione in più. Approfitto per ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo e anche a voi relatori che potete scaricare liberamente i PDF degli atti delle giornate di studio degli scorsi anni sul sito della casa editrice All'insegna del Giglio, e sempre sul sito della casa editrice All'insegna del Giglio potete scegliere di ordinare a pagamento la vostra copia cartacea per avere proprio nella vostra biblioteca un pezzettino di storie di ceramiche. Oddio, io siamo a fine giornata, penso di aver detto tutto, ma sicuramente sto dimenticando qualcosa o qualcuno, non me ne vogliate. Ogni anno è sempre un grande sforzo poter arrivare in fondo a questa avventura. Io spero davvero che, come abbiamo detto anche questa mattina, questo sia un altro anno di transizione per poterci rivedere poi fisicamente, magari il prossimo anno qui a Pisa in questo giorno, e sarei veramente ben contenta di avervi con me e di potervi ospitare in questa città e di poter continuare a parlare di ceramica con tutti quanti voi. Quindi sotto questo punto di vista io andrei veramente a concludere. Mi ringrazio e vi do appuntamento all'anno prossimo con un nuovo tema. E Marcella, spero che nel frattempo con Turisma ci vedremo a dicembre tutti quanti. Io lo spero tanto, ci stiamo lavorando anche con l'ANA, per cui ci spero veramente tanto. Non, è bella la virtualità ed è bello potersi vedere comunque anche a distanza, ma vorrei tornare ad un rapporto sociale. certo. Penso che sia la natura umana, ne sentiamo necessità per questo, ecco. Va bene, e ancora grazie, vi saluto anche con questi saluti e ringraziamenti da parte di Elisa Messina. Grazie Elisa per essere stata tutto il giorno con noi e averci portato i tuoi stimoli, veramente sei stata gentilissima. Grazie ancora, arrivederci. 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 Ciao a tutti. Ciao.